È una domenica piovosa qui sul Mignone per questa settima giornata, con un Atletico che vola sulle ali dell'entusiasmo sicuramente dopo la vittoria in trasferta sul campo difficile e importantissimo di Tito, ma oggi c'è un possidente da affrontare, assolutamente da non sottovalutare, perché lo ripetiamo più e più volte, questo è un campionato davvero in segno all'equilibrio. Bentrovati qui dallo stadio Rolfo Mignone di Lavrio per questa settima giornata del campionato di promozione, coadiuvati dalla regia di Lucania TV.it, di Gianfranco Di Bello e Katia Elia, e con Ermano Pedrocelli in commento tecnico vi racconteremo questa sfida tra l'Atletico Lauria e il possidente. Presidente, ben trovato Ermanno, una domenica piovosa, l'abbiamo detto, qui sul Mignone, però davvero questo Atletico Lauria comincia davvero a fare la voce grossa in questo campionato. Buon pomeriggio Giacomo, buon pomeriggio agli amici telespettatori di Lucania TV.it. Sì, hai detto bene tu, un campionato che viaggia sul filo dell'equilibrio, un Atletico Lauria che ha confermato il primato in classifica con l'importante vittoria sul campo del Tito. Riassumiamo brevemente il programma di questa settima giornata. Oltre alla sfida del Mignone tra Atletico Lauria e Possidente, il programma prevede Brienza, Virtus Bella, Miglionico, Anzi, Oppido, Raff Veianum, l'importantissima sfida di Venosa tra l'Oraziana e il Castelluccio, Sant'Arcangiolese Paternicum e chiude il programma San Cataldo Lutito. Vediamo brevemente anche la classifica, con appunto il Lauria in testa con 14 punti, a seguire Paternicum e Brienza 13, poi un terzetto a quota 10 formato da Castelluccio, Tito e Venosa, Bella a quota 8, Oppido, Anzi, Raff Veianum 7, l'avversario terreno dell'Auria, il possidente, a 6 punti insieme alla Sant'Arcangiolese, chiudono San Cataldo e Miglionico a 2 punti. Sì, a te Giacomo per la lettura delle formazioni. Sì, naturalmente ci sarà qualche operazione resa ancora più difficile anche dal vento qui, perché abbiamo dei fogli volanti, perché si è alzato davvero adesso il putiferio qui sul Mignone. Però partiamo appunto dal possidente, come ha detto ben Ermanno poc'anzi, possidente che ha 6 punti, poi vedremo il suo cammino, se non andiamo errati, un 3 pareggi, una vittoria e 2 sconfitte finora il cammino del possidente, che lo ricordiamo una frazione di Avigliano. Andiamo a leggere, prendendo le formazioni, partiamo proprio dagli ospiti in divisa blu che attaccheranno da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, che vedo col numero 1 Pannullo in porta, il numero 2 Mecca, il numero 3 Pace, il numero 4 è Sant'Arsiero, il numero 5 è Tamba, il numero 6 è Molinari, il numero 7 è Mecca Angelo, il numero 8 è Romaniello, il numero 9 è Michele Romaniello, il numero 20 Maurizio Mancuso, il numero 11 è Smaldone e il numero 12 è Carmine Donato Mecca, che è anche allenatore. La panchina è formata da Giovanni Lorusso, da Marco Lorusso, Giovanni Mollica, Giuseppe Mecca, Vito Giuzio, Aquino Matteo e Mecca Donato Antonio. Partiamo invece con Lauria, che propone lo stesso 11 che ha sconfitto il Lutito nella domenica scorsa al Mancinelli. Infatti in porta abbiamo il numero 1 Propato, tra l'altro autore, un autentico pararigori Propato, poi ci torneremo ovviamente. Il numero 2 è Dulcetti, il numero 3 è Francesco Chiacchi, il numero 4 è Cersosimo, il numero 5 è Antonio Ietto, il numero 6 è Michele Malito, il numero 7 è Raffaele Fiavieri, il numero 8 è Gianluca Azzori, il numero 9 è Antonio Olivieri, il numero 10 è Andrea Puoli, il numero 11 è Saverio Memoni. In panchina Petrelli, Ielpo, Cantisani, Manfredelli, De Leo, Gastambide, Chiacchio Salvatore, Francesco Pio Caputo e Axel Capuano. L'arbitro è la signora Cassano di Moliterno, coadiuvata da Grillo, da Grilli e Ventre, quindi un ritorno anche arbitrale con la signora Cassano. Lauria in divisa classe, attenzione, si alza la bandiera del fuorigioco qui su questa prima incursione, l'imbeccata di Silvano Cersosimo a cercare la profondità per Raffaele Favieri, ma pronto Ventre con la bandiera innalzata. Qualche dato statistico Giacomo in queste prime battute della partita: l'Atletico Lauria è il miglior attacco del girone al momento con 14 gol fatti ed è anche la miglior difesa con soli 3 gol subiti. Antonio Olivieri insieme a Petrocelli è il capocannoniere con 5 gol al momento dopo 6 giornate, mentre il possidente solo 4 gol fatti e ben 9 subiti. Una squadra che l'anno scorso ha giocato come l'Atletico il campionato di prima categoria, è stato ripescato quest'anno in questo campionato di promozione e a detta degli, appunto, degli addetti ai lavori, anche della stessa società, l'obiettivo quest'anno è la salvezza. La salvezza, quindi ovviamente, ma un campionato che l'abbiamo detto può rivelare le sorprese. Intanto seguiamo questa azione di Favieri, Favieri che va sulla sinistra, si ferma il numero 7 Lauriota, mette la palla nel mezzo, arriva Puoli, peccato! Era un rigore in movimento, ma Puoli alza troppo la sfera, ma già al terzo minuto la prima occasione da gol per l'Atletico Lauria, grandissima e bellissima quest'asse tra Favieri e Puoli, davvero un rigore in movimento.
Ovviamente lo abbiamo detto, Ermanno, c'è molta molta fiducia, perché sicuramente la vittoria del Mancinelli, poi anche la vittoria in Coppa Italia 3-0 ad Oppido, lo ricordiamo, grazie alle reti di Dulcetti, Malito e Ielpo sul campo di Oppido, hanno sicuramente portato una grande iniezione di fiducia e soprattutto hanno dato un grande scombussolamento al campionato, perché hanno fatto capire che davvero, insieme alla corazzata, tra virgolette, corazzata Brienza, come molti addetti ai lavori la definiscono, questo Atletico davvero darà fastidio. L'Atletico sta sicuramente conducendo un inizio di stagione assolutamente positivo, non solo in campionato ma anche, come hai sottolineato giustamente tu, in Coppa Italia. Sì, il Brienza sembra essere l'avversario più accreditato dell'Atletico in queste prime battute, anche alla luce della vittoria qui al Mignone contro il Castelluccio domenica scorsa, ma attenzione anche al Paternicum, che insieme al Brienza occupa adesso la seconda posizione e che tra l'altro sarà il prossimo avversario dell'Auria in quel di Paterno in trasferta. Attenzione a questa percussione, ancora una volta c'è il Sosimo che cerca la profondità di Favieri, quando siamo al quinto minuto il risultato è fermo sullo 0-0, ma davvero già Atletico che inizia a impostare la sua manovra, si è alzato anche un fortissimo vento, lo ricordiamo, qui sul Mignone, quindi le operazioni anche di lancio del pallone e quant'altro potranno essere anche molto complicate, perché anche il fattore climatico, Ermanno, l'abbiamo detto, per le prime due giornate magari è stato il caldo, invece siamo entrati pienamente nell'autunno adesso. E anche il cambio di orario di questa notte ha inciso anche sulle presenze, diciamo, in tribuna quest'oggi, questa domenica, però speriamo che nel corso dei minuti la gente di Lauria possa occupare le tribune del Mignone. Sì, ovviamente sì, perché davvero c'è la speranza di poter riempire le tribune, perché davvero, per incoraggiare una squadra che finora, almeno alla luce di queste sei giornate già trascorse, sta davvero dando grandissima soddisfazione. Ricordiamo già come nel corso della partita seguiremo anche le altre partite, sì, avremo gli aggiornamenti costanti, certamente avremo altri campi. Intanto vediamo subito se c'è già qualche aggiornamento, lo andiamo subito a vedere sul gruppo di Acrocalcio, iniziamo subito ovviamente a vedere. Particolare attenzione, Giacomo, sarà orientata verso Venosa per la sfida tra Venosa e Castelluccio, ma dobbiamo seguire sicuramente anche la sfida di Sant'Arcangelo tra Sant'Arcangiolese e Paternicum. Sì, sicuramente una sfida molto importante. Intanto Tamba non riesce a ottenere questo pallone, favorisce Favieri sulla sinistra, prova a scendere, c'è Olivieri nel mezzo, Favieri fa tutto da solo, limite dell'area, Favieri vede ancora Puoli, buona palla ancora per il numero 10 Lauriota, cerchio di limite dell'area, c'è il Sosimo che spara da fuori, incredibile il tiro, si oppone alla grande Pannullo, ma davvero un grandissimo tiro di Silvano Cersosimo, ma davvero questo dialogo stretto dei passaggi stretti, Ermanno, è sicuramente una chiave molto molto importante, anche perché abbiamo visto che il possidente qualcosina in difesa lascia. Assolutamente sì, Lauria già in questi primi minuti ha fatto capire di che pasta è fatto e quindi si è già riversato da qualche minuto nell'area del possidente. Seguiamo adesso questo calcio primo d'angolo, calcio d'angolo. Siamo questo calcio d'angolo, il solito Maimone a battere, intanto Ventre ravvisa qualche infrazione sulla stabilire l'esatta posizione del pallone, il colpo di testa ciccato da Favieri che per un po' non ingannava anche lo stesso Pannullo, l'estremo difensore del possidente, però palla finisce saldamente tra le sue mani e può far ripartire l'azione dei suoi. Si riparte adesso con Pace che prova a impostare la manovra per i suoi, c'è Sant'Arsiero, la palla ancora indietro per Tamba, il numero 5 del possidente, che prova a tentare il lancio lungo, a cercare la profondità del numero 7 Mecca, ci prova, riesce a tenere il pallone Mecca, ottimo però l'intervento di Chiacchio, torna la palla ancora però tra i piedi del possidente, bene Dulcetti a fare buona difesa, ci riprova adesso Azzorri, prova a ripartire, è fermato ancora però da Sant'Arsiero che imposta la mano, ma sbaglia il passaggio e serve Cersosimo, Puoli, siamo nel cerchio di centrocampo, prova a impostare adesso l'azione all'Atletico, fermato però Puoli dal numero 11 Smaldone, che prova adesso ma riparte con calma da dietro la manovra adesso del possidente, ancora con Tamba che allarga su una sinistra a cercare Pace. Pace per Molinari, ancora però partita in un momento appunto in cui l'Atletico si chiude bene, c'è qualche errore di passaggio, l'abbiamo detto, forse dovuto anche a queste prime fasi di studio, ma anche sicuramente il tempo, il clima che non aiuta. Intanto si chiama Puoli, bene questo anticipo del numero 10 Lauriota, che serve ancora il solito Cersosimo, si fa ripartire l'azione sempre il numero 4 Lauriota, che serve Chiacchio sulla sinistra, lo vede bene ancora Chiacchio, prova a servire Puoli, però è fermato ancora da Smaldone, che prova adesso a impostare la manovra per i suoi, ma ancora Cersosimo onnipresente a centrocampo, si riparte da Ietto. Atletico che riparte senza troppa fretta da dietro, il lancio lungo a cercare Maimone, palla che arriva, benissimo il numero 11 Lauriota, riesce a tenerla? No, per Grilli la palla è uscita, quindi rimessa laterale a favore del possidente. Sono due squadre che si stanno affrontando sicuramente a viso aperto, il possidente non vuole assolutamente, dopo i primi minuti aggressivi dell'Auria, non vuole certamente far capire di essere venuto qui senza timori reverenziali, quindi sicuramente cerca anche col possesso palla quantomeno di innescare una reazione a questi primi minuti aggressivi.
aggressivi dell'Auria. Dall'altro canto ovviamente l'Atletico, il solito marchio di fabbrica del possesso palla insistito per arrivare in profondità con il movimento in velocità di Favieri. Sì, sicuramente la solita chiave tattica messa in campo da mister Biagioriccio, ma intanto seguiamo questa manovra di Favieri che insiste troppo, ci riprova ancora Favieri. Cersosimo, la palla è per Puoli, il lancio lungo a cercare di testa Olivieri che non ci arriva per poco, però bella questa invenzione anche, però sicuramente anche il vento ha influito sulla traiettoria di questo pallone, quindi palla che può ripartire tranquillamente dalle parti di Mattia Pannullo. Solito 4-4-2 Giacomo per l'Atletico Lauria, con la catena centrale formata da Dulcetti e Ietto in difesa e soprattutto Malito, Cersosimo a centrocampo, i costruttori di gioco, e con Puoli che partendo da una posizione di esterno destro cerca ovviamente ogni tanto anche di accentrarsi per innescare la velocità di Favieri e l'ariete Antonio Olivieri, che come abbiamo detto in precedenza è il capocannoniere attualmente di questo campionato con 5 gol fatti. Pesantissimo sicuramente il suo gol a Tito di domenica scorsa, un gol che davvero ha stravolto la classifica, perché andare a vincere su un campo importante come Tito ha fatto innanzitutto morale, ma ha già fatto una prima scrematura a livello di classifica, e oggi lo scontro diretto tra il Castelluccio e il Venosa, e sono appaiate entrambe a 10 punti come giustamente hai detto tu a inizio telecronaca, Ermanno, sicuramente potrebbe procurare un'altra frattura all'interno della classifica almeno del gruppo di testa. Intanto l'Atletico guadagna questo fallo laterale e aumenta l'intensità della pioggia qui sul Mignone. Il colpo di tacco elegantissimo di Favieri a cercare Olivieri, la palla finisce dalle parti di Puoli, la stoppa elegantemente il numero 10 Lavriotte, subito però pressato da Mecca, ci prova ancora Puoli, riesce a crossare, la palla finisce nell'area di rigore, attenzione, vediamo se Favieri riesce a liberarsi, si libera bene, però c'è sempre il Sant'Arsiero a fargli bene la guardia. Maimone, il cross nel mezzo, Puoli dall'altro lato, attenzione, prova a sbattere il pallone di testa, non riesce per un non nulla ad arrivare ad Olivieri, questa sfera nell'area piccola che esce benissimo Pannullo quando siamo all'ottavo minuto e il risultato è fermo sullo 0-0. La capacità di Puoli, Giacomo, di essere sempre al centro delle azioni offensive dell'Auria, sia quando è costruttore lui di gioco, sia quando deve ricevere come in questa circostanza di cross dall'altro lato di Maimone. Puoli è sempre l'ago della bilancia delle azioni offensive dell'Atletico. Sì, sicuramente una spina nel fianco e l'arma imprevedibile al limite dell'area dell'avversario, appunto quello che è l'Atletico quando c'è bisogno di sfondare, di andare praticamente proprio nell'area di rigore e far trovare l'uomo in più. Puoli si fa subito trovare pronto. Intanto seguiamo questa azione di Romaniello che prova a servire bene il numero 7 Mecca, ci prova adesso Mecca, è braccato sia da Puoli che da Chiacchio, segniamo se Mecca riesce a mettere il cross in mezzo, riesce ma finisce in terra di nessuno e quindi Cersosimo può ripartire l'azione dei suoi, prova a impostare il contropiede dell'Atletico, Antonio Olivieri si ferma, è ben pressato però da Pace, Olivieri, Malito si distrae un attimo, il capitano dell'Atletico favorisce Sant'Arsiero, limite dell'area, prova a servire ancora Romaniello, però la palla finisce tra i piedi di Propato, anche lui decisivo come Olivieri a parare il rigore nei minuti di recupero. Esatto. Domenica scorsa a Tito con la parata su calcio di rigore al 93esimo che poteva costare il pareggio all'Auria, ma invece l'ex portiere del Viggianello si è mostrato freddo al 93esimo a bloccare il tiro di D'Andrea e a regalare così 3 punti ai suoi compagni. Propato che già si era reso protagonista, se non andiamo errati, a San Catato, con un altro rigore parato. Infatti quello di parato. Tito è il secondo rigore parato in questa rigore stagione parato. Per il portiere che tra l'altro è stato anche uno degli 11 insieme ad Azzori per il Lauria nella top 11 della scorsa giornata. Azzori, Ietto e Propato, ne abbiamo portati anche tre. Ietto, ne abbiamo portati ben tre questa settimana, quindi uno per reparto e mancato Olivieri in attacco. Beh, ma d'altronde il risultato di Tito è stato talmente decisivo in questa fase del campionato che non poteva non essere così. No, poi vedendo approfondiremo anche magari a fine primo tempo se avremo qualcuno dei nostri microfoni col presidente e anche qualcuno della dirigenza, perché è stata anche una vittoria sicuramente anche di nervi, perché tenere una partita in equilibrio e poi approfittare del primo errore del Tito e approfittarne bene e andare in gol è sicuramente anche una questione di mentalità importante che quest'Atletico quest'anno ha. Seguiamo Favieri, non c'è fuori gioco, però recupera Tamba su di lui, ma è arcigno però Favieri a recuperare il pallone. Ci prova, gioco di gambe, il numero 7 Favieri, la traversa di Favieri al nono minuto, ma davvero una grandissima azione caparbia di Raffaele Favieri che ha provato più volte a sradicare il pallone dai piedi del numero 5 Tamba, ha fatto sua la sfera, gioco di gambe, tiro a giro che aveva battuto Pannullo, però la palla si infrange sulla traversa. Giacomo, Favieri che nella tra virgolette sfida personale con l'altro bomber della squadra Antonio Olivieri adesso è in difetto, perché Favieri adesso è solo a quota 3 gol e quindi sicuramente cercherà appunto in questa tra virgolette sfida interna personale, cercherà quantomeno di arrivare. Attenzione il numero 20, è incredibile, il numero 20 Mancuso quando siamo al decimo minuto ha portato in vantaggio il possidente, il primo a fondo, un errore difensivo, diciamo una svista che c'è stata tra
Dulcetti e Probato ha favorito Mancuso, che ha portato in vantaggio a sorpresa il possidente proprio subito dopo la traversa colpita da Raffaele Favieri. Armando, sembra di rivedere le immagini che abbiamo visto con Loppido, dove l'Atletico ha attaccato non ha trovato il gol e poi a sorpresa segnò Loppido a fine primo tempo. Poi sappiamo tutti come è andata a finire, però anche in questo caso si è vista la stessa cosa che si è vista con Loppido, cioè un Lauria in attacco, un Lauria pericoloso, abbiamo visto anche con la traversa di Favieri, però la regola del calcio con sbagliato, col subito, anche in questa circostanza si è purtroppo trovato. E quindi possidente in vantaggio. Sì, possidente in vantaggio, lo ricordiamo, con il numero 20 Mancuso, che ha trafitto Propato con un tiro davvero da biliardo in scivolata. Quindi si può ripetere la stessa, diciamo, anche impresa fatta con Loppido, quindi Lauria che si vede costretto già al decimo del minuto a rincorrere. Attenzione a fuori, che prova a tenere il palo fuori, c'è il calcio di rigore per l'Atletico, giudicato falloso l'intervento di Pannullo. Il rigore è certamente netto, l'intervento è stato davvero duro nei confronti di Favieri, se non erro. L'intervento sì, lo stesso Favieri che si era avventato sul pallone, Pannullo non trovando più la sfera era andato proprio sui piedi del numero 7 Laurioti. Intanto vediamo va lo stesso Favieri dal dischetto, non ha avuto proprio dubbi l'arbitro in questa circostanza, è stato un'azione talmente chiara. Assolutamente no, perché davvero la Cassandra subito andando si chiamava Favieri. Spiazza! Eh sì, Favieri subito la recupera all'Atletico. L'Atletico pareggia in maniera immediata quando siamo all'undicesimo, quindi subito il pareggio di Favieri sul rigore. Quarto gol di Favieri in questo campionato, un rigore che ci è sembrato netto. Tra l'altro le proteste dei giocatori del possidente non sono nemmeno state così veementi, quindi evidentemente anche loro hanno ammesso, diciamo così, la colpa del rigore. Si riparte 1-1 come se non nulla fosse accaduto. Sì, per esatto, l'Atletico. In un minuto tutto. In un minuto la situazione è tornata in parità. Intanto seguiamo adesso, perché le proteste sono state vibranti da parte della formazione del possidente, ma davvero abbiamo detto anche poc'anzi, non ha avuto assolutamente dubbi la Cassano, che ha immediatamente indicato il dischetto ed è andata subito a segnare il calcio di rigore per il Tata Ferri. No, si chiama Puoli che è inseguito dal solito Pace, vediamo la meglio questa volta il numero 3, infatti guadagna anche la rimessa laterale per i suoi, ma una partita già da questi minuti è davvero davvero molto molto vivace, un capovolgimento di fronte importantissimo, perché ricordiamo al 9 minuto la traversa di Favieri, sul capovolgimento il gol del vantaggio del possidente, subito azione di rimessa, fallo da rigore di Pannullo su Favieri e la rete del pareggio sul calcio di rigore. Ricordiamo Giacomo che mercoledì, in occasione della sfida di Coppa Italia con Loppido, mister Riccio ha schierato gli stessi 11 di oggi, quindi speriamo che insomma non ci possano sorgere anche problemi di stanchezza per la squadra. Sì, laureata. Infatti, se non ricordo male, ha riposato Ietto e ha giocato Nico Ielpo, se non andiamo errati, a Oppido. Attenzione, siamo Favieri, posizione regolare. Sì, Favieri riesce a tenere bene il pallone, si ferma però il numero 7 Laureato. Ha anche segnato Nico Ielpo. Nico Ielpo ha segnato il terzo gol, Poi ha giocato Antonio De Leo, ha riposato anche Gianluca Azzori, se non andiamo errati, però per il resto sia Puoli, Cersosimo, fare la coppia 9 undicesimi confermati. Erano gli stessi di oggi. Sì, 9 undicesimi confermati. Dulcetti prova adesso a impostare la sua manovra ragionata all'Atletico, dopo che ha dovuto forzare in quei 40 secondi, se vogliamo, di svantaggio che ci sono stati. Ora torna a far girare bene il pallone la squadra di Riccio, si riparte bene da Dulcetti che prova a vedere qualcuno nell'area, serve Azzori, un rimpallo non lo favorisce, il 4 recupera il pallone Sant'Arsiero, prova a lanciare lungo adesso il possidente a cercare il colpo di tacco di Mecca, però pretende troppo, esce bene Propato, prova a servire Chiacchio, buono il suo anticipo su Smaldone. Chiacchio ritorna adesso da Puoli, davvero uomo ovunque, perché torna addirittura in difesa, il solito copione Ermanno, Puoli che una spina nel fianco dell'area avversaria ma anche il suo supporto in difesa quando si tratta di portare avanti le azioni che porta il palo, bellissimo questo lancio lungo Ietta, attenzione a seguire Maimone, entra nell'area il numero 11 Laureato, ancora la palla nel mezzo, sembrava già diretta a Favieri ma fa buona retroguardia Pannullo, ancora la palla di ferro torna da Maimone che prova a crossare, fa buona però difesa Tamba, questa volta la meglio il numero 5 del possidente, palla lunga a cercare Mancuso che prova a servire ancora una volta Mecca, ancora Mancuso, autore del primo gol, anticipato da Ietto. Intanto lo vediamo, Ermanno, ci sono anche un gruppo di tifosi venuti da possidente, quindi questo è sicuramente un bel segnale, sì, esatto, un bel segnale
di vicinanza alla squadra e di come appunto questo cambiamento di promozione sia vissuto. Attenzione, buona questa uscita adesso di Pannullo su Favieri, anticipato ma buono questo lancio a cercare la velocità del numero 7 Lauriota. Si riparte da Molinari, ancora la palla che finisce tra i piedi di Pace, ancora Molinari, si va da Tamba che aspetta qualcuno a supporto, prova il lancio lungo nella palla del mezzo, rischia un po' Tamba, infatti la palla finisce a Puoli. Poteva essere meglio organizzata questa manovra di ripartenza da parte del possidente, che a volte sembra voler cercare troppi lanci lunghi, magari a forzare anche un po' l'azione di rimessa, quindi qualche difficoltà ad uscire palla al piede per il possidente, però è ben piazzata la squadra inserita. Non funziona questa volta l'1-2 tra Favieri e Puoli, e palla che finisce in fallo laterale. Quando siamo al 15° e il risultato è già cambiato 1-1 tra le due formazioni. Il vantaggio di Mancuso al 10° del primo tempo, immediata la risposta sul calcio di rigore di Raffaele Favieri. Cercato costantemente Puoli nella sua posizione di esterno destro, è davvero il fulcro del gioco dell'Auria. Antonio Olivieri che insiste bene questa volta, la palla per Michele Malito, si libera bene un avversario Malito, prova adesso a servire Maimone sulla fascia sinistra, cerca il cross nel mezzo, attenzione a Maimone, buona questa palla e si rifugia in calcio d'angolo in maniera un pochettino anche impacciata ma sicuramente efficace il numero 3 Pace. C'era Antonio Olivieri pronto a colpire il pallone, ha fatto buona guardia il difensore anche se in maniera un po' goffa, però efficace sicuramente. Efficace. Maimone dalla bandierina, la palla nel mezzo, svetta Dulcetti, prova la torre per Antonio Olivieri, palla che finisce a Gianluca Azzori, vediamo Azzori, tiro da fuori di Azzori, respinge con i pugni Maimone, anzi no, Dulcetti, ma era in posizione di fuorigioco, si era alzata la bandierina da parte del signor Ventre, quindi Manuel Dulcetti in fuorigioco, ma bella anche con la decisione che è arrivato Gianluca Azzori di tirare subito in porta con una barriera fitta che si è organizzata proprio nell'area. Un'ottima coordinazione da parte del centrocampista, sì, dell'Atletico in questa conclusione velenosa. Respinta corta di Pannullo che ha rischiato un po' e respingere centralmente con i pugni. Ancora il numero 11 Smaldone col tacco prova a liberare, ma la palla finisce ancora tra i piedi dell'Atletico Lauria con Azzori che riesce a tenerla bene in campo. Il numero 8 Lauriota che adesso serve però Maimone. Si va da Capitan Malito, ancora Maimone. E si rifugia in fallo laterale Sant'Arsiero. Ancora Michele Malito che prova a vedere bene l'azione di Azzori che è braccato tra due giocatori, ci prova adesso a liberare sotto il numero 8 Lauriota, ma la palla è troppo lunga anche per Maimone, questa volta è palla che scivola sul fondo. Quando siamo al 17° minuto e il risultato è fermo sull'1-1, intanto poi vediamo anche gli aggiornamenti, visto che ora si è calmato il vento possiamo anche avere una gestione migliore dei fogli qui, perché sono calmati anche un po' gli animi in campo, diciamo adesso una fase un po' congelata dopo due minuti davvero particolarmente accesi con i due gol, sì. Prima il gol del vantaggio del possidente, l'immediato pareggio di Favieri sul rigore. Intanto c'è già il vantaggio al 18° del Brienza sul Bella, 1-0 ha segnato D'Alto, il vantaggio del Brienza contro il Bella, 1-0. E nel frattempo anche ha segnato a Oppido, ha segnato in vantaggio il Raffi Veianum con Mele, al 5° minuto ha segnato Mele. Quindi anche il vantaggio. Segue il periodo negativo per l'Oppido, quindi sì. Anche dopo la doppia sconfitta con l'Auria tra campionato e coppa sta arrivando anche questo risultato negativo tra le mura amiche, però ancora siamo all'inizio, siamo al 20° ancora, quindi si può, c'è tutto il tempo per recuperare ancora la partita e le partite soprattutto hanno ancora davvero tutto da dire. Nessun aggiornamento invece da Venosa? No, da Venosa ancora nulla. No, seguiamo Puoli, questa palla però è troppo lunga questa palla di Chiacchio per servire Andrea Puoli, palla che va sul fondo. Un cammino però, Ermanno, se torniamo un attimo sulla chiave tecnica, un cammino un pochettino per intricato, diciamo, anche quello del possidente, perché sembra una squadra in queste prime giornate davvero cerchi praticamente di giocare, cioè il pareggio sembra essere nella sua indole, ha soltanto, diciamo, avuto una vittoria, 2-3 pareggi e 2 sconfitte. Le 2 sconfitte tra l'altro sono arrivate con 2 autentiche corazzate come Brienza e Venosa, particolarmente negativa quella con l'Oraziana perché è uscita sconfitta con un netto 4-0, mentre col Brienza ha perso 2-0, sì, quindi diciamo che le 2 sconfitte sono arrivate con 2 delle protagoniste di questo girone, quindi sono risultati, non dico prevedibili, però abbastanza che sulla, diciamo, carta, che erano, sulla già carta potevano starci. Erano già preannunciate. Mentre la vittoria, l'unica vittoria finora in questo campionato è arrivata alla seconda giornata con l'Anzi per 1-0 e nell'ultimo turno, sempre tra le mura amiche, ha pareggiato con la Sant'Arcangiolese, che abbiamo visto all'opera anche qui al Mignone, una squadra che sicuramente
avrà da dire la sua nel corso di questo campionato. Sì, intanto seguiamo questa azione, Antonio Olivieri però fermato ottimamente adesso questa volta da Pace, ci prova Michele Malito a cercare Antonio Olivieri, però davvero sono pochi adesso i palloni finora arrivati al numero 9 Lauriota, ci riprova ancora il possidente con il numero 7 Mecca che prova a innestare l'azione per i suoi, intanto prima abbiamo seguito ancora una volta il tocco di Mancuso che stava ingannando nuovamente Propato, però questa volta si è fatto trovare pronto su un lancio lungo di una punizione battuta da Pace. Lancio in aria, la spizzata di testa il numero 20, però ha fatto buona difesa questa volta l'estremo difensore Lauriota. Si riparte da Ietto, la palla è per Francesco Chiacchiero sotto la nostra postazione. Puoli prova a liberarsi bene questa volta di Smaldone, ancora Puoli che insiste da due avversari, bene il gioco di gambe di Puoli che però riesce, vediamo, sì, guadagna il fallo laterale perché l'ultimo tocco è del numero 2 Mecca, il capitano del possidente, il numero 2 Salvatore Mecca. Palla ancora a Puoli. Stop di petto a servire ancora una volta Francesco Chiacchio, capitan Malito nel cerchio di centrocampo, ragione il numero 6 Lauriota, il lancio lungo però in terra di nessuno, una palla nel mezzo tra Maimone e Gianluca Zorri che però ha fatto buona guardia, benissimo e ottimo il tocco di Dulcetti in difesa. Uno dei migliori in campo a Tito Dulcetti. Sì, ha sottolineato la grande prova difensiva anche dell'Atletico, attenzione a questa palla nel mezzo, incredibile la palla di Puoli in messa, arrivano zia Azzori che... Olivieri, nessuno dei due riesce a trovare il tocco vincente. Era un cross perfetto. Un cross perfetto, davvero. Terra aria, un mister terra aria in mezzo, a metà altezza in cui si poteva arrivare. Erano sia Gianluca Azzori che anche Antonio Olivieri sul pallone, però la palla autore è scivolata. Del cross, ovviamente. Andrea Puoli, sì, perché davvero la spina del fianco, intanto questa volta. Unica pecca che possiamo trovare in questi primi 22 minuti, Ermanno, possiamo dire che l'asse Puoli-Favieri, però vogliamo essere smentiti al più presto, sembra non funzionare perché è già il secondo passaggio filtrante che tra i due non è efficace. Tra i due è certamente una delle chiavi tattiche maggiormente utilizzate dalla formazione di Biagioriccio, quest'oggi anche complice un po' il campo non in perfette condizioni vista la pioggia. Sicuramente non permette queste giocate veloci che sono marchio di fabbrica dell'Atletico. Attenzione. Angelo Mecca, attenzione, grandissima la risposta di Propato, ma un gioco di gambe importantissimo di Angelo Mecca che si è liberato prontamente di Manuel Dulcetti e non era facile, assolutamente, perché l'abbiamo sottolineato prima, la grande prova di Manuel Dulcetti a livello difensivo, ma davvero un grandissimo gesto tattico, anzi tecnico, scusate, da parte del numero 7 Mecca. Che anche il capocannoniere della formazione Avigliano con due gol fatti finora in sei giornate. Classe 1997, però. Capocannoniere. Sì. Si è visto anche in questa azione che è sicuramente uno degli uomini tecnicamente più dotati della formazione quest'oggi in maglia blu. Tanto svetta bene Ietto al centro dell'area e quindi si innesca questo pericolo di questo calcio d'angolo. Favieri prova ad andarsene, fa buona però retroguardia Molinari che prova adesso a innescare subito l'attacco del possidente, però non riesce a tenere la palla tra i piedi Smaldone, riporta adesso l'Atletico, riparte con Francesco Chiacchio che prova a innescare una manovra importante per i suoi, lancio lungo a cercare Olivieri, palla che cambia improvvisamente direttore, Antonio Olivieri che però insiste, braccato da Tamba, ancora Smaldone, la palla a cercare il numero 20 Mancuso, autore del gol, Tamba è irruento su Favieri questa c'è il volta. Primo cartellino sì, giallo credo dovrebbe essere il numero 5 Tamba, dovrebbe essere perché il fallo è stato suo e così è perché vedo la Cassano che c'è il cartellino in mano nonostante c'è un cerchio di è accerchiata dai giocatori, sì, arriva il giallo per il numero 5 Tamba, quindi primo ammonito del match è Salif Tamba quando siamo al 25esimo e il risultato, lo ripetiamo, è di 1-1 tra Atletico Lauria e possidente. Intervento nettamente falloso da parte del difensore classe 94 Tamba. Sì, Salif Tamba. Vediamo se da lì può provarci. Ci sono Michele Malito e Andrea Puoli. La distanza è abbastanza considerevole, però si può provare certamente una conclusione a rete. Vediamo che c'è Puoli e anche Malito, ma sembra adesso un po' più lontano rispetto al pallone. Sembra proprio sì, Giacomo sembra che Puoli voglia sì, incaricarsi Puoli della battuta di questo calcio di punizione. Sì. Andrea Puoli che sembra quasi, perché non vedo grandi manovre in aria, quindi potrebbe essere anche una conclusione diretta e potrebbe cercare il numero 10 Lauriota. Posizione è invitante, seppur lontana, seppur distante dalla porta, difesa da Pannullo. Vediamo Puoli. No, palla nel mezzo, è uno schema. Va a servire Favieri, attenzione alla palla per Cersosimo, si va a Cersosimo, prova il diagonale, Cersosimo il palo, però deve esserci stata una deviazione, infatti indica Ventre, indica il calcio d'angolo, ma davvero Silvano Cersosimo, secondo legno per Lauria, per l'Atletico Lauria, sì. Che conclusione. Dopo la traversa di Puoli anche Silvano Cersosimo. Una conclusione violentissima quella di Silvano Cersosimo.
Ed è il terzo angolo per il Lauria. Maimone, palla nel mezzo, aspetta Tamba, vediamo adesso che libera bene il numero 4 Sant'Arsiero. C'è Manuel Dolcetti ancora in posizione d'attacco sulla fascia sinistra, che prova adesso a impostare l'azione per i suoi, prova a rimanere in zona d'attacco l'Atletico. Il cross di Maimone, Malito che svetta e fa la barba al palo. Michele Malito era saltato più in alto di tutti, il capitano lauriota, peccato davvero, palla che fa la barba al palo e che finisce al lato di Pannullo. Ma Atletico Lauria che in due minuti ha già creato due nitide occasioni. Quando l'Atletico decide di spingere sull'acceleratore anche per la difesa del possidente, c'è poco, davvero poco da fare. Qui Malito ha veramente sfiorato il gol del vantaggio con questo colpo di testa. Nulla poteva davvero Pannullo, che ha guardato il pallone spegnersi sul fondo. Vediamo adesso, intanto ha pareggiato Loppido, però c'è un dubbio qui sul gruppo se ha pareggiato Paolucci oppure Cilla, non riusciamo a capire chi è che ha pareggiato dell'Loppido, però questi sono gli aggiornamenti. Nel frattempo tutto è invariato, il Brienza che vince contro l'Anzi. Prova Tamba, la palla è nel mezzo, a cercare ancora una volta il nesso di Mancuso. Colpo di testa a svettare da parte di Favieri, che serve Antonio Olivieri, si libera bene i due avversari, ancora Tamba presente su di lui. Attenzione a questo tocco per Mancuso, però Lucetti sembra questa volta buono, questa volta l'intesa con Propato, e va lui sul pallone a liberarsi di un onnipresente Mancuso, che si sta rivelando davvero anche per una spina nel fianco. Sì, sì, anche per stazza fisica, lo vediamo, il numero 20 del possidente fa sentire la sua presenza nell'area dell'Atletico. Ma questa volta Manuel Dolcetti è entrato con il tempismo giusto ed ha anticipato il numero 20 avversario. Si riparte con calma adesso, ancora Dolcetti che dialoga bene con il suo compagno di reparto Ietto. Si inizia dall'area dell'Atletico. L'11 laureato in campo. Maimone, che prova a scendere, la palla resta in campo, preciso il lancio di Ietto questa volta per il numero 11 laureato. Cerchio di centrocampo, si va da Michele Malito. Subito avversario su di lui, buona questa palla in profondità per un non nulla, arriva a Favieri, recupera prontamente Antonio Olivieri, si torna da Maimone, si riparte da capo quindi con l'azione dell'Atletico Lauria. Maimone si libera bene un avversario, entra in area, attenzione a Favieri, l'1-2 con Maimone, colpisce Tamba ancora, però Maimone ci prova e palla che finisce tra le braccia di Pannullo. Ma buono questo 1-2 tra Favieri e Maimone, che invece di restare sulla fascia si è andato ad accentrare il numero 11 Lauriota e ha cercato anche la conclusione due volte ribattuta, prima un difensore e poi ciccata. E scambiano spesso anche la posizione Favieri-Olivieri tra centrodestra e centrosinistra, in questo caso Favieri ha dialogato con Maimone sulla sinistra. Ietto si riparte da Francesco Chiacchio, Silvano Cersosimo prova a impostare la soluzione per i suoi passaggi proprio in spazi molto molto stretti. Dialoga bene questo momento l'Atletico, Andrea Puoli, Gianluca Azzori, si torna da Michele Malito. Pallone incollato a terra. Sì. Siamo intorno a Raffaele Favieri, il tiro traversa, incredibile. Un abbonamento davvero ai regni per l'Atletico quest'oggi. In 30 minuti sono ben tre, sono due traverse e un palo colpite l'Atletico Lauria, che ha tentato più volte il vantaggio, ma è stata fermata prima dal palo di Cersosimo 5 minuti fa e adesso la traversa di Raffaele Favieri dopo quella di Puoli a inizio partita. Seconda traversa di Favieri in questa partita, davvero una sfortuna per l'attaccante laureato, che comunque è riuscito a sbloccarsi in questo match, anche se sul rigore, però vero anche questa seconda traversa è davvero un gol mancato. Sì, perché si era liberato molto molto bene, buona l'intenzionalità e traversa piena, perché sembrava non poterci arrivare per niente. Tiro non violentissimo però molto preciso, molto di preciso, giustezza. Esatto. Puoli, braccato bene, però si libera bene ma fischia, non dà il vantaggio, poteva dare anche la regola del vantaggio magari qui la Cassano, però ha dato il calcio di punizione per un evidente fallo su Puoli, ha fermato proprio il numero 20 Mancuso, ha fermato il numero 10 Lauriota. Si riparte da Silvano Cersosimo per Michele Malito.
marito che cerca un compagno, si ferma bene il capitano Lauriota, prova a ragionare, il dialogo con Favieri, ancora Cersosimo, bella questa azione di prima, bella Puoli, questa azione. Puoli ancora per Favieri, si va da Chiacchio, mette la palla alla Sotera nel mezzo, pallone che sembra complicato però esce bene ancora una volta Mecca, prova adesso a ripartire il possidente, ben fermato da Dulcetti addirittura per il centro, il centrocampo, Marito ancora che ci prova per Saverio Maimone, Maimone non c'è fuori gioco, palla nel mezzo, Maimone, il diagonale di Saverio Maimone, una grande rete di Saverio Maimone, un dialogo veramente bellissimo e importante quando siamo al 31esimo e l'Atletico Lauria passa in vantaggio. Un'azione prolungata con scambi rapidi e veloci, palla a terra, la conclusione ideale di questa azione doveva essere per forza il gol che è arrivato, gol del vantaggio assolutamente meritato, a parte i pali, a parte diciamo l'azione del rigore del momentaneo pareggio, però il Lauria comunque stava comandando le azioni in campo, quindi vantaggio assolutamente meritato e anche per Maimone sicuramente questo gol è a riprova delle sue continue prove positive in campo. 2-1 sì. Per l'Atletico. Sì, era già andato in gol anche con il Veianum, se non andiamo errati, da calcio di punizione Maimone, ma sicuramente è sempre stato un uomo assist onnipresente in questo inizio di campionato, perché davvero le azioni più pericolose portano sempre la firma del numero 11 Lauriota di Saverio Maimone, che questa volta è andato anche al gol, un gol pesantissimo perché è quello del 2-1 che in questo momento sta decidendo la partita qui sul Mignone. Atletico che non si ferma nonostante il gol del vantaggio, la cattiveria agonistica porta i ragazzi di Biagio Riccio a continuare nell'azione offensiva per delegittimare e legittimare il vantaggio e il risultato positivo. Gianluca Azzori, c'è una buonissima fase di fraseggio adesso orchestrata dall'Atletico Lauria. Michele Marito prova a sfondare l'area, Michele Marito ancora si risponde benissimo però Pannullo, ci prova ancora però adesso il possidente a ripartire, prova a tenere bene la palla il numero 7, c'è un fallo su di lui, il fallo è di Silvano Cersosimo per un tocco su Mecca, va immediatamente a chiedere scusa il numero 4 Lauriota per una gamba tesa che è subito stata ravvisata però dalla signora Cassano. Punizione che fa respirare un po' i suoi compagni, quella sì, subita da Angelo Mecca, perché stavano davvero subendo tantissimo negli ultimi minuti, anche il portiere Pannullo sta avendo grosse difficoltà nel bloccare le conclusioni a rete degli attaccanti Laurioti. Sì, perché se non c'è la traversa a fermare ci sono i guanti di Pannullo che quest'oggi di pugno sta davvero respingendo tutte le conclusioni da fuori area. Comunque un Atletico che a dispetto di quello che avevo detto in precedenza c'è una probabile stanchezza dopo l'impegno di Coppa Italia, sta invece dimostrando una condizione fisica assolutamente positiva, scambi rapidi, giocate palla a terra, credo che in questi ultimi minuti sia uno dei più belli Atletico che finora abbiamo visto in stagione. Sì, ti do ragione Armando, perché poi naturalmente vedremo per l'analisi tecnica anche, lo abbiamo detto, andremo con gli approfondimenti, ma gioca molto più palla a terra, abbandonato i lanci lunghi, ragionaci, cercano gli spazi stretti, attenzione a Maimone questa azione ribattuta ancora una volta però da Pace, la palla che finisce adesso tra i piedi di Romaniello che prova a lanciare, prova a uscire in maniera frenetica questo frangente. C'è da dire anche già Mancuso non controlla. Sottolineiamo anche la differenza tecnica sicuramente tra le due squadre, è decisamente evidente. Attenzione a Favieri, ci prova Favieri, si ferma, aspetta qualche compagno nel mezzo, ci sono Azzori e Olivia, attenzione via di testa che spizza, però la palla finisce abbondantemente al lato, peccato, perché c'è da dire anche un'altra cosa hermano, la pazienza di Raffaele Favieri che aspetta l'arrivo dei compagni, aspetta il momento giusto in cui si smarca Antonio Olivieri che si fa trovare pronto lì a centro area, è pronto praticamente a mettere anche il suo sigillo sulla gara. Diciamo che Favieri è un bomber atipico, nel senso che non ha l'egoismo classico delle punte che cercano per forza il gol, ma cerca anche di far segnare i suoi compagni. A riprova di questo c'è da dire che appunto Olivieri finora ha segnato più gol di Favieri, anche se oggi la differenza si è assottigliata ad una sola lunghezza, però sì, questa capacità di Raffaele Favieri di essere non un bomber egoista dal altruista, punto di vista, molto altruista. D'altronde con un ariete come Antonio Olivieri in area sicuramente non si può che essere altruisti verso la maglia numero 9 Lauriota. Intanto ci prova il numero 6 Molinari, Riccardo Molinari aveva provato un tiro da fuori improbabile che però finisce abbondantemente al lato di Propato. Intanto la pioggia sta creando non poche difficoltà anche a noi, sia in regia Gianfranco Di Bella e Katia lì, anche a noi Armando. Prossima volta chiediamo alla regia un parabrezza.
di cosa si sarà cavato, perché sta aprendo la stagione invernale. Siamo solo all'inizio della esatto. stagione, diciamo, un po' più dura da affrontare climaticamente. Perché l'anno scorso eravamo in questa stessa situazione, ma era coltito, era già febbraio inoltrato, se non ricordo male, quindi... Ma siamo già a fine ottobre, quindi fa parte del clima. Intanto seguiamo questa azione del possidente, però la palla finisce saldamente tra le mani di Propato. Quando siamo al 35esimo il risultato è cambiato nuovamente, perché c'è il vantaggio dell'Atletico. 4 minuti fa al 31esimo Saverio Maimone ha portato in vantaggio la squadra di davvero Mister un peccato Riccio. Però vista anche, diciamo, l'avversario non eccellente, aver subito il gol, si poteva mantenere la porta di Propato intatta anche per una sorta di differenza reti che poi a fine stagione è sempre importante. Certamente, certamente, anche alla luce delle ultime due giornate, non subire gol a Tito, non subire gol a Oppido è stato molto molto importante. Questo ovviamente non macchia no, la prestazione finora altamente positiva. Anche perché degli l'Atletico uomini ci di sta provando. L'Atletico ci sta provando. Riccio alla grande. Ci sembra anche abbastanza calmo finora in panchina, a dispetto delle sue ultime, diciamo, prove, tra virgolette. Oppure non esce di là perché piove, chissà, forse. Io ero presente domenica scorsa a Tito e la partita era sicuramente molto più dura di questa. E abbiamo visto, abbiamo notato un Mister Riccio eternamente esagitato, in piedi. Esagitato. Mai tranquillissimo, diciamo così, ma l'importanza della partita doveva necessariamente per forza farlo reagire in quel modo. Poi fortunatamente è andata anche, è andata bene, anche bene. Pace che ferma Favieri questa volta sul, quando siamo all'estremità dell'area di rigore sul fronte destro. Palla che finisce a Puoli, che prova a battere questo fallo laterale, si cambia ancora, lo batte Francesco Chiacchio. Puoli quindi prende posizione in area, buono il dialogo adesso con Azzori, ancora Andrea Puoli, si libera bene un avversario Puoli, serve Gianluca Azzori. Gianluca Azzori che riesce a tenere bene il pallone e a darlo ad Andrea Puoli. Malito, serve Maimone che se ne va sulla sinistra, Maimone il solito cross nel mezzo e questa volta scivola in due tempi. La palla a Pannullo, perché adesso c'è anche questo pallone bagnato che può diventare davvero una palla avvelenata per i portieri in questo Giacomo, momento. Giacomo, ma la facilità di Maimone nel mettere queste palle in mezzo, una facilità di cross e di gamba davvero incredibile, l'esterno Lauriota, e anche lui come Puoli dall'altro lato del campo riesce sempre ad essere così incisivo dal punto di vista dei cross e delle palle in area, un giocatore davvero fondamentale nell'economia dell'Atletico. Sì, perché se adesso si inizia a rivelare anche uomo gol è davvero importantissimo, davvero un autentico. Se oltre agli assist segna anche qualche gol, esatto, sicuramente ne va a vantaggio di tutta la squadra. Diventa una vera e propria miniera d'oro per Mister Riccio, perché è davvero un giocatore di una grandissima utilità. Saverio Maimone è stato anche uomo Lucania TV in occasione, se non andiamo errati, della partita, la prima in casa, se non andiamo errati, fu l'uomo Lucania TV. Intanto il vento si alza sempre di più qui sul Mignone. Questo ne va ovviamente anche a discapito della partita, dello spettacolo, dello sì. spettacolo, perché sicuramente adesso negli ultimi 2-3 minuti. Attenzione a Favieri, si può liberare bene questa volta di tamba. Favieri ancora, c'è Andrea Puoli, c'è, lo serve, la palla però scivola. Andrea Puoli è nella palla nell'area, riesce a crossare bene. Ancora il calcio, andava la rovesciata Favieri. Arriva Cersosimo, palla alta sulla traversa. Però anzi, la ciccata, addirittura palla che finisce al lato. Però una bellissima azione di contropiede. Però davvero, Ermanno, forse chiave tattica, qualche errore di troppo da parte del numero 5. Tamba da parte del possidente, perché l'ho contati almeno il quinto pallone che perde in una posizione del campo dove poi non è semplice recuperare. E tra l'altro è anche l'unico giocatore ammonito, quindi esatto. sta giocando anche un po' con il freno a mano tirato. Sappiamo che un difensore centrale col cartellino che pende sulle sue spalle non è cosa facile, quindi già la difesa del possidente non ci sembra ineccepibile. Poi anche con il difensore centrale ammonito sicuramente non è il massimo sfidare poi tra l'altro due bomber autentici come Favieri. Maimone, la palla è nell'area, secondo Maimone la può mettere nel mezzo, arriva Antonio Olivieri, incredibile miracolo di Pannullo, il miracolo di Pannullo che con una mano la toglie letteralmente dai piedi di Olivieri. Però ci riprova ancora l'Atletico, ancora Tamba a fare buona difesa questa volta e allontanare la sfera, ma ci prova Francesco Chiacchio, manovra insistita da parte dell'Atletico, poteva chiudere la partita, poteva chiudere la partita davvero. Andrea Puoli, limite dell'area, si libera due avversari, Puoli riesce a servire Francesco Chiacchio, la palla nel mezzo, bello questo cross, esce bene Tamba questa volta, Gianluca Azzori ancora verso Olivieri, prova ancora Antonio Olivieri, il tocco, vediamo, no, addirittura ha revisato un fallo in attacco alla Cassano, Antonio Olivieri che forse si è liberato in maniera troppo irruenta di Pace e non protesta nemmeno, non protesta nemmeno, fallo netto.
non protesta Antonio Olivieri, aspetta con calma perché comunque vede che i compagni lo servono, è sempre presente in ogni azione d'attacco dell'Atletico, quindi davvero può essere anche questa una giornata in cui possiamo mettere sul tabellino la rete di Antonio Olivieri. E si percepisce comunque Giacomo la voglia dell'Auria di chiudere i conti già in questa prima frazione di gioco, sta cercando insistentemente la rete del 3-1, difesa del possidente negli ultimi minuti davvero in grosse difficoltà. Sì, perché è aumentata anche la pressione adesso, Puoli che scende bene, anche Silvano Cersosimo che ha aumentato la sua presenza al limite dell'area come vediamo in questa occasione, che riesce a servire in questa fase Maimone. Maimone che serve ancora una volta a Dulcetti, ci prova adesso però Cersosimo, la palla è per Francesco Chiacchio. Francesco Chiacchio prova ad andarsene da solo, il giovane numero 3 lauriota, cerca la palla nel mezzo, attenzione, un tiro cross che sembrava insidioso. Aveva cercato davvero con coraggio Francesco Chiacchio, che prende anche gli applausi da parte del pubblico perché è una manovra coraggiosa il giovanissimo numero 3 che non finisce sui tabellini, però fa davvero un lavoro utilissimo anche Francesco Chiacchio, lo ricordiamo, un giovanissimo che però garantisce sempre delle prestazioni di altissimo livello, Ermanno. E gioca con una grandissima personalità, già come hai detto giustamente tu, a dispetto della giovanissima età. I giovani, gli under dell'Auria, grazie anche al lavoro di Mister Riccio, stanno acquisendo una personalità davvero atipica per i giocatori under, e questo sicuramente ne va a vantaggio per tutta la squadra, perché anche dai giocatori che magari potrebbero dare meno dal punto di vista della qualità e della quantità perché meno esperti, invece si sta rivelando tutto il contrario. Questo va dato atto a Mister Riccio di fare un ottimo lavoro sugli under. Sì, Chiacchio che è un maggio 2000, lo ricordiamo, quindi solo 18 anni, si presenta con questa personalità anche davvero, alla conclusione. Grande carisma. Davanti questa a lui si trova un mostro sacro come Andrea Puoli. Sì, anche la spinta a fare bene, sì, perché l'abbiamo detto, la forza dell'Atletico è anche questa, un ottimo mix tra senatori, come si dice in gergo calcistico, e giovani leve che davvero fanno di questo gruppo davvero un'autentica miniera d'oro creata dal presidente Franco Azzori e allenata da Mister Riccio. Intanto abbiamo seguito anche poco fa una conclusione di Gianluca Azzori finita alta sulla traversa, se non si è coordinato benissimo. Un altro under, esatto, non si è coordinato bene in questa occasione il numero 8 lauriota, la partita sulla traversa. Tra l'altro domenica scorsa, in occasione della sfida col Tito, Azzori ha ricevuto dei complimenti speciali da parte del mister De Pappalardo, il mister del Tito, ha detto: non sembravi un under per come hai giocato. Quindi questo è un attestato di stima incredibile per un classe 99. Forse quando arrivano dagli addetti ai lavori i complimenti sono ancora più importanti. Poi si arriva anche da un allenatore di peso come mister Pappalardo, che comunque fa scuola in Basilicata, l'allenatore del titolo, ricordiamo, un allenatore di grande carisma e sicuramente che aumenta il suo peso. Intanto qui in postazione ci stiamo in maniera proprio, come dire, veritiera lavando la faccia, ormai dobbiamo dirlo, quindi. Ma noi per l'Atletico, quindi noi facciamo questo ed altro. Seguiamo adesso Andrea Puoli che si ferma, però la palla sembra essere uscita. No, c'è un giocatore a terra, però dovrebbero sembrare solamente crampi, infatti si va a sincerare anche Michele Malito delle condizioni, oppure uno strappo, e infatti c'è il supporto della panchina, perché vediamo fasi di gioco ovviamente nettamente rallentate rispetto alla prima parte di questo primo tempo. Il vento, la pioggia stanno incidendo in maniera devastante sulla partita. Sicuramente a fine primo tempo i giocatori berranno un tè caldo per riprendersi un po' anche dalla temperatura che si sta notevolmente abbassando qui sul Mignone. Sta incidendo su di noi il clima, figuriamoci con i giocatori in campo. Se ci sono, approfittiamo di pausa per vediamo se ci sono aggiornamenti dagli altri campi, ovviamente, perché seguiamo con attenzione ovviamente la partita di Venosa, però ovviamente noi dobbiamo anche seguire le altre ovviamente partite. Brienza Virtus Bella è un'altra partita sotto col Bella, non con l'Anzi, scusi, sotto la lente di ingrandimento, così come anche la partita di Sant'Arcangelo fra Sant'Arcangelese e Paternicum. Sì, San Cataldo Lutito 0-1, assegnato De Andrea. E invece vediamo invece cos'è fatto quest'altra partita. Insomma, Petrocelli è l'attaccante, se non ricordiamo male, vediamo, perché adesso allora anche Loppi è andato in vantaggio 3-1 addirittura, anzi 3-2, partita davvero importante. Però c'è anche il vantaggio del titolo del Paternicum, se non andiamo errato, Petrocelli, quindi sì, c'è il vantaggio anche del Paternicum con Petrocelli, sì, quindi il vantaggio anche del Paternicum. Ricordiamo domenica prossima la super sfida a Paterno fra Paternicum e Atletico Lauria. Sì, una sfida sicuramente tutta da seguire, perché
E sicuramente già una partita di cartelli morti. Attenzione, questa palla per un non nulla. Che c'è però, sì, davvero per un non nulla questa palla di Raffaele Favieri, per poco non finiva in rete, aveva ingannato Pannullo. Quando siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo, il risultato è fermo sul 2-1 a favore dell'Atletico Lauria. Ricordiamo le reti di Raffaele Favieri su calcio di rigore di Saverio Memone e il gol di Mancuso per il momentaneo vantaggio del Possidente. Intanto finisce qui il primo tempo, finisce con l'Atletico Lauria in vantaggio, l'abbiamo appena detto. Ermanno, subito un commento tecnico: un primo tempo reso difficilissimo dalle condizioni climatiche, sicuramente molto molto difficile, perché ha iniziato a piovere in maniera forte, anche il forte vento che si è alzato sul Mignone. Però l'Atletico che gioca molto bene palla a terra, e Possidente che però in difesa lascia qualche spazio in cui gli attaccanti lauriotti possono approfittarne. Lauria che sta meritando il vantaggio, oltre ai due gol fatti anche, ricordiamo a mo' di cronaca, anche i tre legni che ha preso la squadra di mister Riccio, due traverse con Raffaele Favieri e poi la conclusione di Gersosimo bloccata sul palo. Come hai detto giustamente tu, un Lauria che nonostante i ritmi non elevatissimi, vuoi anche per le condizioni del campo non perfette e per il clima, Lauria che sta assolutamente giocando in maniera, nella sua solita maniera, quindi palla a terra, fraseggi rapidi, sicuramente il marchio di fabbrica della squadra di mister Riccio che sta dominando questa sfida. Un Possidente che era andato sorprendentemente, esatto, in vantaggio, perché già dai primi minuti l'Atletico si era riversata nell'area difesa dal portiere del Possidente Pannullo. Poi c'è stato questo gol a sorpresa di Mancuso, ma poi la rapida reazione, prima con il rigore di Favieri e poi con il gol del 2-1. Non so se adesso in questa pausa vogliamo sentire qualcuno qui. Abbiamo il presidente Azzori, se vuole venire ai microfoni. Vediamo se c'è il presidente. Sì, il presidente Franco Azzori. Allora parto io con la prima domanda. Un rapido commento dopo questo, allora, primo tempo. Non lo sentiamo da parecchio da un bel tempo po', non sentiamo il presidente Azzori. Dal Veiano. Presidente, allora abbiamo detto un primo tempo molto strano, sicuramente reso difficile anche dalle condizioni climatiche, dal vento forte, dalla pioggia qui sul Mignone. Però la mia prima domanda non riguarda la partita proprio nello specifico di oggi, ma il cammino di questo Atletico che si sta rivelando veramente un'autentica, non rivelazione perché era tra le squadre papabili per il salto di categoria, però è una spina nel fianco che fa la voce grossa. Beh, sicuramente sì, eravamo partiti con l'intento di fare un buon campionato, un campionato di vertice. Oggi siamo al vertice e ovviamente partita dopo partita cerchiamo di mantenere questa posizione. E gli avversari ci sono, è indubbio che il Brienza sia una squadra ben attrezzata, lo stesso Paterno che in effetti alla vigilia non era così accreditato sta venendo fuori come una squadra che darà filo da torcere fino alla fine. Ermanno, a te una domanda magari sulla partita, su questo durante primo tempo. Durante la cronaca stiamo segnalando molto l'importanza degli under in questa squadra, che a dispetto della loro giovane età stanno dimostrando una personalità fuori dal comune per un giocatore under. Questo sicuramente è merito voi di società di puntare molto sui ragazzi giovani, ma soprattutto il lavoro di mister Riccio in settimana, che gli fa acquisire sempre più personalità. Oggi lo stiamo vedendo con Chiacchio, ma mi viene in mente lui, come mi viene in mente anche Gianluca Azzori, che come abbiamo sottolineato durante la telecronaca è stato riempito di complimenti dal mister del Tito solo una settimana fa. E questa è una domanda per me sempre molto difficile, perché essendo mio figlio Ander che gioca attualmente potrei essere di parte, però devo dire un conflitto di interessi, però devo dire che il mister in questo ha sempre espresso un'idea molto chiara. Abbiamo a disposizione 12 ragazzi molto pronti, cioè bravi, però li ha sempre tenuto pronti sia Chiacchio che Azzori, perché già vengono da un'esperienza precedente che è quella del campionato di prima categoria. Ancora ovviamente c'è tutto un secondo tempo da giocare, Lauria è in vantaggio ma sta dimostrando sicuramente una differenza notevole rispetto agli avversari odierni del Possidente. Domenica prossima altra sfida difficilissima, non si finisce mai, domenica scorsa a Tito, domenica prossima a Paterno. Che avversario incontreremo? E anche lì, se dovesse uscire un risultato positivo, davvero le altre squadre devono cominciare ad avere paura seriamente di questo Atletico. Ritengo che è fondamentale pensare a noi stessi, nel senso che noi siamo andati a Tito con lo stesso impegno, la stessa concentrazione che stiamo mettendo oggi. In caso fuori casa gli avversari vanno rispettati per il valore che possono mettere in campo. È chiaro che a Paterno sarà un'ennesima partita importante,
e se ci andiamo con la giusta concentrazione sono convinto che porteremo a casa un buon risultato. Prego, Giacomo. Sicuramente l'abbiamo detto, anche oggi c'è una sfida importante perché ormai da qui saranno delle eterne scontri diretti, perché anche oggi c'è la partita tra Venosa e Castelluccio, addirittura la domenica scorsa l'incrocio tra le prime sei, però sul morale del campionato, sul morale della squadra, la vittoria al Mancinelli di Tito di domenica scorsa è stata davvero, nonostante siamo all'inizio, ancora sono le prime giornate ovviamente, però un peso psicologico importantissimo il Lauria che vince a Tito. Sicuramente nell'arco di un campionato ci sono partite tra virgolette abbordabili e partite più difficili. Quella di Tito era una partita difficile, averla vinta significa dare morale per i ragazzi che se lo sono presi da soli, il morale giusto e la marcia giusta per andare avanti. Naturalmente poi sentiremo anche altre voci, anche durante la partita in corso avremo anche altri protagonisti, perché ovviamente se il tempo ci darà ragione ci possiamo anche spostare per delle interviste a fine partita, altrimenti rimarremo qui in postazione con qualcuno dei protagonisti anche a livello dirigenziale e commenteremo la fine della partita. Ermanno, ci prendiamo una pausa anche noi, anche per Gianfranco e Cadia che hanno preso un po' di acqua, quindi ci aggiorniamo. Il risultato di questo primo tempo, Lauria 2-1, Possidente 1, e ci rivediamo fra poco. Sì, a tra poco per il secondo tempo di Atletico Lauria Possidente. Oggi, superati i 40 anni, mantenersi giovani non è un problema. Sì, proprio così. Sono Daniele Infantino e voglio presentarti il mio progetto. Da oltre 15 anni mi occupo di estetica e benessere. Sono titolare del Centro Estetica Allure, centro specializzato in trattamenti viso e corpo per donne che hanno superato la soglia dei 40 anni. Sono costantemente alla ricerca di nuove tecniche, protocolli e prodotti straordinari capaci di risolvere problemi come le macchie, le rughe, la cellulite e il sovrappeso, per dare alle donne la tranquillità di affrontare la cosiddetta crisi dei 40 anni con serenità e in perfetta forma. Ho ideato il metodo BioLift e BioPerfect Body pensando a tutte le donne che desiderano un viso luminoso e rimpolpato e un corpo armonioso e tonico, senza fare diete da fame, senza ricorrere all'uso di apparecchiature invasive o, peggio ancora, a interventi pericolosi e dolorosi. Ho messo a punto una mia linea cosmetica che mi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che fisseremo insieme. Nella prima seduta proverai il trattamento corpo e viso, ti farò un check-up estetico e insieme stabiliremo un percorso adatto alle tue esigenze. Faremo un vero e proprio patto, tu ti impegnerai a cambiare il tuo stile di vita e a dedicarmi il tuo tempo, io mi impegnerò a darti il risultato. Sono così sicura di non deluderti da darti la garanzia soddisfatta o rimborsata. Non perdere altro tempo. Fissa il tuo appuntamento, contattami. The meaning of her name. Squadra già rientrata in campo per questo secondo tempo della sfida tra Atletico Lauria e Possidente per la settima giornata del campionato di promozione. Ricordiamo il parziale 2-1 per la squadra di casa, per Atletico Lauria, andata in rete all'11esimo del primo tempo con Raffaele Favieri sul rigore, poi al 31esimo con Saverio Maimone, e poi che hanno recuperato il momentaneo vantaggio del Possidente al 10° del primo tempo con Mancuso. Una partita, Ermanno, abbiamo detto, condizionata sicuramente dal fattore climatico, vento e pioggia qui sul Mignone in questa giornata tipicamente autunnale, però Atletico Lauria che ha dimostrato una buonissima fase di fraseggio, dei passaggi stretti e sicuramente anche un ottimo Silvano Cersosimo a centrocampo, da cui sono partite le azioni più pericolose. Sì, un vantaggio assolutamente meritato, l'abbiamo detto anche in sede di commento al termine della prima frazione di gioco. Lauria che sta dimostrando anche un'ottima condizione atletica, Lauria che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di Tito di domenica scorsa e anche la vittoria in Coppa Italia di mercoledì contro l'Oppido, sta confermando l'ottimo momento di forma. Ottimo momento di forma che ovviamente prosegue da inizio campionato, perché l'Atletico, ricordiamo sempre come nota statistica, è l'unica squadra finora imbattuta in questo campionato. Sì, intanto sembra davvero farlo apposta il tempo, perché durante la pausa di fine primo tempo non è caduta neanche una goccia. Adesso che si deve riprendere, si sta scatenando davvero un uragano qui sul Mignone, perché davvero una condizione veramente pesantissima, non solo per noi che siamo qui in postazione di cronaca, ma anche per chi sta in campo soprattutto. Vuole godersi lo spettacolo, ma si sta godendo lo spettacolo della pioggia e del vento. Sì.
Intanto si parte comunque, parte questo calcio d'inizio di questa ripresa, battuto da Antonio Olivieri, lancio lungo subito a cercare Gianluca Azzori, ma palla che finisce al di là e fa laterale, prova a batterlo adesso il numero 7 Angelo Mecca per il possidente che si trova sotto di una rete, quindi vedremo insomma cosa inventerà l'allenatore Donato Mecca per provare a recuperare questa sfida del Mignone contro la capolistata di Colauria. Lancio lungo ancora una volta a cercare però Mancuso, ci riprova, però è fermato questa volta benissimo da Manuel Dulcetti che mette la palla in fallo laterale, quindi avanza la manovra del possidente oltre il cerchio del centrocampo con questa rimessa laterale che è lo stesso Pace che prova adesso a impostare per i suoi. La palla che finisce tra i piedi di Molinari che lascia scivolare la sfera, ci va subito Gianluca Azzori subito in pressione, la palla nel mezzo, riesce a servire bene Rocco Molinari, ancora però il numero 6 Riccardo Molinari, ancora però il numero 7 Angelo Mecca, si prova a liberare bene Mecca, fermato in area, non c'è fallo per la Cassano, quindi riparte la manovra dell'Atletico con Raffaele, con Saverio Maimone che prova a vedere adesso Gianluca Azzori sulla fascia sinistra, è braccato però fermato ottimamente da Davide, da Daniele Romaniello che mette in fallo laterale questa manovra avanzata di Gianluca Azzori servito ottimamente da Maimone. Maimone e Azzori che in velocità possono essere davvero una spina nel fianco per la difesa del possidente. Intanto seguiamo questa rimessa laterale in posizione d'attacco, Saverio Maimone ancora che prova adesso a forzare la retroguardia del possidente Gianluca Azzori, anzi è Raffaele Favieri, scusate, Raffaele Favieri riesce a servire Cersosimo, posizione di tiro per il numero 4 che provava a servire Andrea Puoli però è stato fermato da Salvatore Mecca. Ci prova adesso Atletico, riparte con calma dai piedi di Ietto, il lancio lungo a cercare ancora una volta Saverio Maimone, il numero 11 uno stop elegantissimo, riesce a servire Gianluca Azzori, dialoga bene con il numero 11 Saverio Maimone, il cross nel mezzo sembrava diretto per la destra Andrea Olivieri che però non ha provato neanche a saltare, ha visto la palla sfilare, non ci arriva neanche Andrea Puoli, quindi semplice rimessa dal fondo dai piedi di Pannullo, quindi respira il possidente quando siamo al terzo minuto di questa ripresa. Prosegue il leitmotiv della partita con l'Atletico in costante proiezione offensiva, possidente che tenta di difendersi. Ci prova Pannullo, stop di petto di Michele Malito, la palla ancora per Saverio Maimone, bene il dialogo tra i due adesso al centrocampo, predica calma il capitano Lauriota, ancora il dialogo attivo con Maimone che prova a vedere Favieri, lascia scivolare bene la sfera, bellissimo il suo movimento di Raffaele Favieri che serve Gianluca Azzori sulla sinistra, può cercare il cross il giovanissimo talento Lauriota, ci prova, la palla nel mezzo, pericolosa però spazza bene questa volta Livio Pace, ci prova adesso ancora il numero 7 Angelo Mecca che prova a liberarsi di Malito, ci prova però insistentemente il capitano Lauriota, arriva in supporto Saverio Maimone che però guadagna un ottimo fallo laterale in pressione su Michele Romaniello. Di fisico Maimone. Di fisico qui. Maimone a guadagnare un grandissimo calcio d'angolo su Michele Romaniello. Seguiamo adesso questa mano del possidente, la palla che prova adesso ad arrivare tra i piedi di Angelo Mecca che si libera bene il numero 7 del possidente, cerca il supporto di un compagno, Dulcetti incollato a lui, induce all'errore il numero 7 che fa finire la sfera sui piedi di Cersosimo che serve Olivieri, dialogo con Favieri, manovra di contropiede adesso dell'Atletico, avanza Puoli, velocità Andrea Puoli, ottima questa mossa, la palla nel mezzo Antonio Olivieri, però la palla è troppo su Pannullo, però azione insistita questa volta dell'Atletico, ma grandissima ancora Andrea Puoli a cercare sempre Antonio Olivieri per portare il primo sigillo. Attenzione perché sembra essere brutto questa volta il fallo di Dulcetti, diciamo, scivolata, ma il provvedimento disciplinare nei confronti di Dulcetti, no, la signora Cassano no, solo fischiato l'irregolarità ma senza estrarre sì, il giallo. Sì, è un intervento di gioco perché a sentire dalle urla che sono arrivate qui in postazione di Mecca forse è sembrato anche un po' magari teatrale, però subito si va a sincerare le condizioni del numero 7 dell'avversario. Correttissimo, il numero 2 Lauriota. Sì, anche perché comunque primo intervento falloso, dobbiamo dirlo, di Dulcetti. E intanto torna a scendere la pioggia in maniera importante. Qui attenzione al contatto in area, ma c'è fallo in attacco di Smaldone che ha buttato a terra Ietto. Adesso si sta scatenando una vera e propria bufera d'acqua sul Mignone. E adesso è veramente veramente assurdo perché davvero qualcosa di veramente allucinante quello che si sta scatenando in questo momento sul Mignone al quinto minuto della ripresa. Sicuramente protagonista la spara in campo, ma il maltempo, Ermanno, è davvero un protagonista fattore centrale in questa fase di gioco. Si sono accesi anche i fari qui sul Mignone. Vediamo Favieri, riesce a tenere bene il pallone, però Tamba fa buona retroguardia, induce Pannullo agli straordinari, prova a ripartire adesso il possidente con numero 3 Pace, la palla ancora per Smaldone,
Ancora pace, la palla è lunga, bene però la difesa di Antonio Ietto dal cerchio di centrocampo che riesce a difendere e a evitare un contropiede al possidente. Ci prova adesso Saverio Maimone, manovra controllata e ragionata dell'Atletico Lauria con Celsosimo, la vede sfilare Antonio Di Vieri, si rifugia in fallo laterale Tamba. Dai Bobo! Dolcetti Sordiamo che prova a mettere il Lauria. Possiede anche una panchina di tutto rispetto, eventualmente se dovessero esserci delle difficoltà per i giocatori in campo, l'abbiamo detto anche sì, in occasione della sfida di Coppa Italia, ci sono riserve come Antonio De Leo, come Nico Ielpo, che possono sicuramente dare un apporto importante a partita in corso. Seguiamo Silvano Cersosi, ma non ci sono aggiornamenti dagli altri campi, solo che sono iniziati tutti i secondi tempi anche gli altri campi della promozione. Ci prova adesso a la palla nel mezzo, incredibile, era andata a vuoto anche Pannullo, però ottima questa volta la retroguardia da parte di Salvatore Mecca che ha tolto la palla quasi dalla linea. Ed era nuovamente pronto Antonio Olivieri al centro dell'area a colpire di testa questo ennesimo cross di Puoli. Azzori non capisce bene il dialogo adesso con Favieri, non si sono capiti i due, però un cenno diciamo di comprensione, subito si può ripartire. Non si sono capiti in questa azione, è raro tra Azzori e Favieri, però la palla è scivolata sul fondo e quindi può battere questa rimessa dal fondo Mattia Pannullo, l'estremo difensore classe 2000 tra l'altro del possidente. Azzori di testa prova a servire Favieri, però la palla è troppo lunga. Maimone ancora bellissimo in questa fase il duello con il numero 7 Mecca. Intanto sembra toccarsi un po' il fianco il numero 7 del possidente Favieri, cercava il gol della domenica, palla che finisce addirittura oltre le protezioni, un tiro che finisce abbondantemente alto sulla traversa, tanto che addirittura l'abbiamo detto ha superato le protezioni del Mignone, però ha visto lo spazio libero per tentare la conclusione, ci ha provato Favieri, non è nuovo a queste conclusioni dalla medio-lunga distanza, ci ha provato, ha visto lo spazio, però conclusione abbondantemente al di là della porta difesa da Pannullo. Sì, ci ha abituato a grandissimi gol Raffaele Favieri, quindi non ci meravigliamo assolutamente di questa conclusione con convinzione. Antonio Olivieri riesce a tenere bene il pallone, scivola anche Tamba, attenzione Antonio Olivieri nell'area, Antonio Olivieri si libera bene, entra bene nell'area, vede arrivare Puoli e la rete di Andrea Puoli quando siamo al settimo minuto della ripresa e porta sul 3-1 i suoi Andrea Puoli. Ma che lavoro che ha fatto Antonio Olivieri. Il 70% di questo gol è sicuramente merito di Antonio Olivieri, che ha creduto in questa azione personale, complice anche l'errore di Tamba in copertura che ci sembra davvero il peggiore dei suoi quest'oggi. Bravo Antonio Olivieri a destreggiarsi, poi a non essere egoista anche in questa circostanza Antonio Olivieri, a vedere lo spazio per Puoli che solo davanti a Pannullo non poteva far altro che colpire a rete. Triplo gol e doppio vantaggio assolutamente meritato per l'Atletico Lauria. Adesso c'è il rischio Giacomo per il possidente che Lauria possa davvero dilagare. Sì, possa davvero dilagare ovviamente, perché questa indecisione di Tamba, che ha sembrato che Antonio Olivieri anche che stava scivolando, sembrava quasi una doppia finta quella del numero 9 Lauriota, però bellissimo il grande altruismo, lo ripetiamo, agli attaccanti dell'Atletico, perché ha visto arrivare fuori dalla distanza, lo ha servito immediatamente, un bellissimo diagonale da parte del numero 10 Lauriota. Tra l'altro Giacomo, noto che anche a livello anagrafico Tamba dovrebbe essere uno dei più esperti, perché è un classe 94. Sì. È giovane, però rispetto agli altri giocatori in campo è uno dei più anziani tra virgolette della rosa del possidente. Però vabbè, che una giornata no, può capitare a chiunque. Poi su un campo difficile come l'Atletico, quello di Lauria, scusami, che mette sicuramente un po' di soggezione, anche di pressione, si può arrivare facilmente qui all'errore. Però davvero un grandissimo lavoro di Antonio Olivieri, non soltanto anche di sfondamento al centro dell'area, ma anche di altruismo nel vedere arrivare fuori dalle retrovie. E sicuramente fa parte del suo carnet di qualità tecniche, oltre al senso del gol, anche questo lavoro di sponda, questo lavoro di regista d'attacco, come abbiamo visto in questa circostanza, è stato bravo e caparbio nel crederci e poi a trovare Puoli libero davanti a Pannullo e a colpire a rete. Vantaggio, doppio vantaggio, assolutamente meritato per l'Atletico. Sì, Atletico che addirittura ha recuperato quindi lo svantaggio e adesso addirittura è in vantaggio per 3-1. Questo sempre per rispondere al discorso della personalità, una squadra che va sotto in casa, poi addirittura
addirittura ribalta la situazione e si porta sul 3-1. Nel frattempo Giacomo si sta preparando un cambio nelle file del possidente. Sì, corre ai ripari Mister Mecca, è uscito il numero 4, è uscito Davide Sant'Arsiero, quindi ecco il primo cambio quando siamo all'ottavo della ripresa, è entrato il numero 18, un attimo perché qui abbiamo la gestione dei fogli un po' in prove, Vito Giuzio, quindi il primo cambio classe 2001. Quando siamo all'ottavo del sole. Grazie Katia per il supporto tecnico anche qui in regia, perché le posizioni sono davvero oggi difficili. Intanto seguiamo Favieri che prova a scendere bene sulla fascia, ottima la mossa del numero 7 Labriota, prova adesso ad avvicinarsi all'interno dell'area, ancora per Puoli, buona ragionata adesso la manovra dell'Atletico che con calma prova ad entrare nell'area avversaria, ci prova ottimamente Gianluca Azzori fermato proprio all'ultimo al momento del passaggio. Tanto dovrebbero esserci degli aggiornamenti dagli sì, altri vediamo campi, se arriva, vediamo se arriva qualcosa, perché nel frattempo non arriva nulla qui sul gruppo di Agrocalcio per il momento. Intanto prontissima la rovesciata, il gesto atletico a centro dell'area, anticipato probabilmente da Tamba in questo momento, questo frangente del Favieri. Antonio Olivieri di tacco, cercava la magia che ha ottenuto contro Loppido. Antonio Olivieri provava a replicare il suo gol che ha deciso la sfida casalinga, abbastanza difficile più del solito contro un ottimo Oppido che era venuto qui in casa dell'Atletico a fare davvero una grande partita, poi la sconfitta di Coppa Italia per un netto 3-0 in settimana. Bello questo anticipo di ancora di Gianluca Azzori, liscio pericolosissimo in questo frangente da parte di Riccardo Molinari che stava favorendo ancora una volta l'incursione di Antonio Olivieri, lascia però scivolare sulla rimessa laterale Francesco Chiacchio che serve l'esperto Ietto che prova adesso a impostare la manovra per l'Atletico. Quando siamo al decimo di questa ripresa il risultato è di 3-1 in favore dell'Atletico Lauria. Dulcetti, palla che però schizza. Sì, c'è il vantaggio del Venosa a Castelluccio adesso. Sì, il Venosa è passato in vantaggio a Castelluccio al 15° della ripresa con adesso al 15° della ripresa, quindi si sblocca il big match di questa settima giornata col Venosa che è in vantaggio sul Castelluccio per 1-0. Ecco l'aggiornamento che è arrivato, un po' in ritardo. Venosa e Castelluccio che, come abbiamo detto in apertura di collegamento, prima di questa settima, di questo settimo turno erano appaiati a quota 10 insieme al Tito, ma è importante anche avere aggiornamenti da Sant'Arcangelo per sì, sicuramente. Paternicum, a fine primo tempo il Paternicum era avanti 1-0 sul campo della Sant'Arcangiolese, quindi dobbiamo avere un occhio di riguardo sicuramente per questa partita, perché ricordiamolo, il Paternicum è il prossimo avversario nell'ottava giornata dell'Atletico Lauria in quel di Paterno. Intanto partita da over a Oppido, 4-2 tra Oppido e Raff Vejanum, ha segnato adesso al 17° Gioiello, autore anche di una buona prestazione qui a Lauria, il numero 7 dell'Oppido, lo ricordiamo, c'è un'ottima partita qui al Mignone. Seguiamo adesso Antonio Olivieri, Michele Malito scivola il pallone perché adesso ovviamente il pallone può viaggiare su questo terreno bagnato a velocità pazzesche, infatti le manovre sono molto veloci, ma grandissimo Manuel Dulcetti a venire a prendere addirittura la palla in posizione d'attacco. Ancora Antonio Olivieri, manovra ragionata, il numero 9 Lauriota che si sacrifica anche in un lavoro di recupero palloni a centrocampo. Silvano Cersosimo, la palla per Favieri, toccato in questo frangente duro da Riccardo Molinari. E per la Cassano non ci sono dubbi, è calcio di punizione da una posizione abbastanza interessante, Ermanno. Sì, vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Vediamo se ci sono assolutamente interessanti, ci sono 5 uomini dell'Atletico sul pallone, vediamo chi si incaricherà. 4-3 della... il Vejanum Chirichella, partita davvero oppido, è davvero un capogiunto. Sì, sarebbe difficile fare una telecronaca oggi lì adesso, quindi... Attenzione a questo calcio di punizione, attenzione a Maimone perché il calcio di punizione è sempre pericoloso, sì, ricordiamo il suo gol da lì segnato contro il Vejanum, segnò da lì, esatto Ermanno, quindi vediamo Maimone, no, ma sembra andare Antonio Olivieri, parte Antonio Olivieri, palla però alta sulla traversa, ci ha provato il numero 9, Michele Malito chiede l'applauso per il suo compagno di squadra, comunque è andata alla conclusione ma
si sta facendo di tutto per far andare in rete a Antonio Olivieri, anche perché nella sfida dei bomber ha segnato Petrocelli, quindi nel Paternicum, anche esatto, questo dato esattamente, statistico. Esattamente, quindi Petrocelli si è portato a quota 6, Olivieri è fermo a quota 4, a quota 5, scusate, quindi cerca il gol che possa portarlo di nuovo in testa alla classifica dei marcatori. Sono anche belle, curiose queste sfide sì, all'interno di un campionato. Andrea Puoli prova a mettere la palla nel mezzo, ma ottimo questa volta sul primo palo Mattia Pannullo a fare buona difesa. Sì, va, queste sfide tra bomber, hermano, che ci fanno andare un po' indietro nel tempo. Ricordi le super sfide agli attaccanti a guida al campionato, cose del sì, genere. Quindi anche un po' di amarcorde che ogni tanto non guasta, c'erano quelle domeniche prima di pranzo. Come abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, la sfida tutta interna dell'Atletico tra Olivieri e Favieri, ancora in vantaggio Olivieri di un gol, però oggi Favieri è tornato a muovere la rete. Quindi Favieri che è salito a quota 4 per confermare ancora di più con questi tre gol momentanei l'Atletico come miglior attacco del girone. Altri due cambi, doppio cambio adesso nelle file del possidente. Sì, entra il numero 14, andiamo a vedere perché adesso entra il numero 14 che dovrebbe essere Lo Russo, Giovanni Lo Russo, che entra al posto del numero 9 Romaniello, mentre invece è entrato anche da seguire il numero 10 Giuseppe Mecca, sembra il 17esimo, vediamo al posto di chi. Dovrebbe essere entrato al posto del numero 7, dovrebbe essere entrato al posto di Angelo Mecca. Sì, così dovrebbe essere uscito il numero 7 del possidente. Siamo a questo calcio d'angolo, la posizione defilata del possidente. Quando siamo al 17esimo della ripresa, il risultato è di 3-1. Attenzione a Tampa, bravissimo però Propato. Colpo di testa da dentro area, però abbastanza telefonato, però prontissimo l'estremo difensore Aurioti. Intanto seguiamo Gianluca Azzoli, arriva su questo valore in gran carriera e si rifugia in calcio d'angolo, è entrato Vito Giuzio che si salva sulla percussione davvero prorompente di Gianluca Azzoli, che era arrivato di gran carriera e mi sa che la palla è l'uscita, sì, c'è fallo laterale. Sì. Serio Maimon aveva chiesto che la palla non era uscita, però la Cassano non era di questo avviso. Ci prova adesso Michele Marito, toccato ancora due, però Tampa va a vuoto, ci favorisce Antonio Olivieri. Andrea Puoli, limite dell'area, Andrea Puoli prova a superare Mecca, ancora Andrea Puoli, diagonale di Puoli, attenzione a Pannullo che risponde benissimo, ma che cosa sta facendo davvero Andrea Puoli quest'oggi, davvero una partita davvero numero 10. Allora riassumiamo un attimo i risultati degli altri campi. Brienza Bella 1-0, Oppido Veianum 4-3, il Castelluccio sta perdendo a Venosa 1-0, il Paternicum sta vincendo a Sant'Arcangelo per 1-0, mentre a San Cataldo il Tito è in vantaggio per 2-0. Quindi intanto confermati tutti cambio, i parziali che abbiamo detto in precedenza. Sì, c'è il primo cambio anche tra le file dell'Atletico, dovrebbe entrare il numero 19 Caputo ed esce Gianluca Azzoli, quindi il primo cambio è questo, entra al 19esimo Caputo ed esce un ottimo Gianluca Azzoli, anche oggi una prova convincente del numero 8 Laurio Termano. Assolutamente sì, ha confermato l'ottima prova di domenica scorsa a Tito Gianluca Azzoli, sempre nel vivo del gioco, la sua velocità, la sua freschezza atletica, è sicuramente uno degli uomini più importanti a disposizione di mister Riccio e lo ha dimostrato anche oggi. Intanto Favieri, vediamo se riusciva a arrivare su questo pallone, no, la palla scivola in fallo laterale, ma ancora una volta una manovra di recupero importante di Andrea Puoli, che è andata a svettare proprio di testa sul numero 2 Salvatore Mecca ed è andato in un gran lavoro di anticipo proprio a servire Favieri. Intanto proseguono ancora i lavori di riscaldamento sulla panchina dell'Atletico Lauri, vediamo anche il numero 13 Nico Ielpo in gol nella sfida alla Coppa Italia, il gol del 3-0, dello 0-3 anzi, perché eravamo in trasferta a Oppido, dello 0-3 porta la sua firma. Lauria che adesso sta... Attenzione a questo passaggio di Cersosimo, scusami Ermanno, un retropassaggio che sembrava una velocità abbastanza incontrollata, però ottimo Propato. Prosegui pure Ermanno, scusa. Atletico che sta saggiamente gestendo il risultato. Sì, a parte quel doppio colpo vantaggio di testa di Tampa. Ha messo il tocco col tocco braccio di mano. Sì, tocco col braccio, netto, l'ingenuità netto di Salvatore Mecca, del capitano. Si è visto evidente proprio il tocco del capitano, del possidente su questo lancio di Silvano Cersosimo, l'anticipo falloso da parte del numero 2 del possidente. Il gol del 3-1 ha sicuramente messo in posizione di tranquillità la squadra di casa, però ovviamente
manca ancora circa mezz'ora al termine della partita, però non bisogna mai abbassare la guardia. Ma Atletico che ci sembra assolutamente in grado di portare a termine e in vantaggio questa sfida. Stefano Cersosimo, la palla nel mezzo, svetta il neoentrato Caputo, però la palla non ci arriva, solamente a spizzare il pallone e quindi ad andare con la semplice rimessa dal fondo per il possidente quando siamo al 22esimo e il risultato è di 3-1 per l'Atletico. Intanto risultato che interessa poco ovviamente le dinamiche della partita, però spettacolo a Oppido, perché sul 4-4 tra Oppido e Raffa Vejanum. Addirittura... Però le gerarchie, Giacomo, ormai si stanno definendo, oggi stanno vincendo tutte le squadre in testa tranne il Castelluccio, che però sta uno scontro diretto, però Lauria, Brienza, Tito e Paternicum stanno vincendo tutte le loro rispettive sfide, quindi è evidente ormai la definizione dei ruoli. Attenzione a Favieri, posizione regolare, Raffaele Favieri scalda, attenzione a Favieri, la rete di Raffaele Favieri a mettere il sigillo, il 4-1 al 23esimo della ripresa, il 4-1 è di Raffaele Favieri, ma che lavoro ancora una volta di Antonio Olivieri. Sì, ormai viaggia sul velluto la formazione di casa quest'oggi e Raffaele Favieri firma la sua doppietta personale e raggiunge così Antonio Olivieri a quota 5 gol. Davvero spietati i due attaccanti laureati, sta per entrare adesso sul 4-1 Nico Ielpo. Sì, l'esperienza di Nico Ielpo adesso in difesa per l'Atletico Lauria. Esce Antonio Ietto che sembra aver preso una botta al costato, sì, infatti esce Ietto e entra Nico Ielpo, un difensore d'esperienza per un altro grandissimo difensore d'esperienza che è Nico Ielpo, l'abbiamo citato più volte, ma è un cambio assolutamente, diciamo, buono, perché Ietto ha bisogno anche un po' di riposo, quindi in questi ultimi minuti Riccio gli risparmia un po' di fatiche. Sì, anche perché lo abbiamo detto. L'esperienza, come hai detto tu, Lauria non ci perde assolutamente con l'ingresso di Nico Ielpo, che si va a mettere proprio nella posizione, va a coprire la posizione di Ietto, quindi tatticamente non cambia nulla nell'11 lauriota. In una partita assolutamente adesso da controllare e da portare a casa, sì. Questo risultato, Giacomo, è inutile ripeterci, ma il Lauria conferma di essere il miglior attacco, si porta a quota 18 gol fatti. Sì, ben 18, davvero un bottino importante, in 7 giornate 18 gol realizzati, è veramente un bottino importante. Attenzione a questa palla nel mezzo, una battuta di forza da parte di Maimone. Palla recuperata ancora dal giovane Caputo, la palla ancora finisce tra i piedi di Maimone, che prova a mettere la palla nel mezzo. Ci arriva Olivieri, cicca il pallone Sam, però... ancora un errore potrebbe essere provocato dal numero 5 del possidente, da Tampa, però è riuscito a recuperare poi la sfera, ci prova ancora però Mecca, il numero 7, attenzione adesso a Favieri, limite dell'area, ancora Tampa su di lui, bene Favieri però ad allargarsi, si allarga lì nell'area, aspetta il supporto di un compagno, arriva Michele Malito, il diagonale però peccato, all'ultimo proprio la conclusione, non è riuscito a trovare il piglio giusto, intanto il numero 7 Angelo Mecca è ancora in campo, quindi dobbiamo vedere che al posto di chi è entrato Giuseppe Mecca, adesso vediamo chi è che non vediamo più tra le fila del possidente. Lauria che anche quest'oggi impone la legge del Mignone, oltre sì. Ad essere l'unica squadra imbattuta del campionato, il Lauria tra le mura amiche ha sempre vinto finora, e quindi questo a supporto del fatto che l'Atletico in casa sia davvero una corazzata semi imbattibile. Sì. No, intanto è uscito Riccardo Molinari, il numero 6 del possidente, non Angelo Mecca, il numero 7 come avevamo detto in precedenza, quindi ci scusiamo con i nostri telespettatori, ma i ritmi frenetici del match e anche un po' l'impossibilità, perché qui sta piovendo in maniera davvero copiosa, rendono ovviamente il lavoro odierno ancora un po' più difficile. Il possidente sembra ormai che abbia mollato gli ormeggi sul 4-1, deve cercare adesso quantomeno di limitare i danni, anche se già è pesante il passivo per la squadra in maglia blu. 1-2, dai, sì. Sì. Però il Lauria continua a macinare gioco e azioni offensive. Date la cattiveria di Favieri che va a rincorrere questo pallone alla ricerca sempre della profondità, il Lauria, nonostante il risultato ampiamente favorevole. Mister Riccio ha dato questa impronta tattica di gioco alla squadra, cercare sempre la profondità, sempre la porta avversaria, perché fare più gol possibili in un campionato così tirato può sicuramente a fine campionato dire la sua, l'importanza dei gol fatti. L'abbiamo detto, la differenza reti la stiamo citando più volte ovviamente. Intanto c'è un altro cambio nelle fila del possidente, entra il numero 19, andiamo a vedere di chi si tratta.
si tratta di Matteo Aquino, un classe 2001. Altro giovanissimo, sì, classe 2001, Aquino. Sì, quando siamo al 29esimo della ripresa ed esce, e questa volta esce a Geomecca, esce il numero 7, una prestazione importante da parte sua, uno dei giocatori che si salva. I gol a grappoli a Oppido, c'è il pareggio del Vejanum, 4-4. L'abbiamo detto, 4-4, una partita da over assoluta, davvero. Intanto anche l'Atletico fa un cambio, dovrebbe entrare il numero 18, Salvatore Chiacchio, che è un cambio naturale con il suo gemello, se non andiamo errati, sì. Sì, esce Francesco Chiacchio. Esce fra gli applausi Chiacchio. Esce tra gli applausi anche Chiacchio, una prova importantissima anche da parte sua. Una prova veramente, veramente importante. Quindi un cambio naturale, possiamo dirlo questo. Cambio in famiglia. Esatto, un cambio in famiglia, quindi tra i gemelli Chiacchio. Esce Francesco, autore anche oggi, l'abbiamo detto più e più volte, una grandissima prestazione, ed entra Salvatore Chiacchio. Quando siamo al 30esimo della ripresa e il risultato per l'Atletico Lauria è in cassaforte sul 4-1. Antonio Olivieri, stop elegante da parte del numero 9 Lauriota, cerca ancora una volta Salvatore Chiacchio, il suo primo pallone giocato, supera benissimo una persona, subito Salvatore Chiacchio prova subito a forzare all'interno dell'area e guadagna un ottimo calcio d'angolo, ma già c'è l'impronta di Salvatore Chiacchio su questo match, che ha provato a forzare subito l'attacco dell'Atletico e a forzare la difesa avversaria. Intanto seguiamo Cerso, si vede qualche indicazione sul campo, colpo di testa, vanno a vuoto sia Favieri che anche Manuel Dulcetti, però ci prova ancora Caputo a tenere questo pallone. Caputo a controllare la sfera, si va tra i piedi dell'esperto Silvano Cersosimo, si gioca all'unità dell'area, adesso Maimone, la palla è nel mezzo, c'è ancora Dulcetti, tampa, questa volta fa buona retroguardia, c'è il numero 14 Aquino che prova a tenere il pallone e prova a far ripartire i suoi, manovra ragionata, a cercare adesso il numero 10 Giuseppe Mecca, bello l'anticipo questa volta di Elpo, provato. Va da Malito, braccato tra gli uomini, posizione pericolosa, però Malito riesce a liberarsi bene dalla sfera e a servire Ielpo in posizione allargata. Lo stop di petto prorompente di Antonio Olivieri. Prova a manovrare la velocità di Salvatore Chiacchio, vediamo se riesce a tenere la sfera, sì, riesce a tenerla in campo. Salvatore Olivieri che prova ad andare, guadagna un fallo, ma Salvatore Chiacchio, un'impronta importante anche di Salvatore Chiacchio sul match, davvero già due azioni di grande personalità da parte. Intelligente qui Chiacchio a guadagnarsi questo calcio di punizione quando sembrava una palla persa, invece sì, è stato bravo all'esterno, è stato molto bravo e abile, intelligente a guadagnarsi questo calcio di punizione. Dato seguiamo Andrea Puoli sul pallone a cercare la conclusione lì in mezzo all'area. Andrea Puoli, palla nel mezzo, Salvatore Chiacchio, bellissima la giocata di Salvatore Chiacchio sul primo palo, però era ben piazzato in questo caso l'estremo difensore del Paternicum, sì del Paternicum, del Possidente, già sono con l'ottica domenica prossima io del Possidente, Pannullo che aveva tenuto bene la sfera lì sul primo palo su una bellissima azione di Salvatore Chiacchio che, lo ripetiamo, ha dato un'impronta veramente, veramente importante nel corso di questo suo ingresso. Sì, abbiamo detto in precedenza l'importanza dei cambi, della panchina a disposizione di mister Riccio, ci sono degli elementi molto validi che possono degnamente sostituire i cosiddetti titolarissimi, sì. Perché ormai gli 11 sono quelli, si potrebbero quasi citare a memoria come le formazioni degli anni 70, esatto, sì, ormai è entrata. 70, anche l'11 Lauriota è quello, il marchio di fabbrica, però la panchina della disposizione di mister Riccio sicuramente molto molto importante. Intanto sembra esserci un altro cambio tra le file dell'Atletico Lauria e dovrebbe entrare Antonio Olivieri, anche questo è un apporto importantissimo, quello di Antonio Olivieri, sì, di Antonio De Leo, scusate. Quando siamo al 34esimo della ripresa, Antonio Olivieri, vediamo Antonio De Leo al posto di chi, sì, dovrebbe uscire, sì. Esce Raffaele Favieri, autore di una doppietta. Giusta standing ovation per la standing ovation, un'altra doppietta, un'altra partita in cui c'è il suo marchio, davvero importantissima.
La prestazione del numero 7 Lauriote sembra essersi ripreso bene sia dall'affaticamento di inizio stagione che anche dall'infortunio alla spalla che aveva subito nella gara contro l'Oppido, che poi l'aveva visto anche addirittura in dubbio per la sfida contro il Tito. Poi è stato regolarmente in campo e ha giocato anche una grande partita, Raffaele, sì, Favieri. Oggi assolutamente uno dei protagonisti in campo, non solo per i due gol fatti, ricordiamo anche le due traverse colpite, giusto, esatto. I due legni colpiti, quindi se andavano a gol oggi avrebbe messo a segno ben quattro reti Favieri. Ci accontentiamo di due. Ci accontentiamo di due perché sono state decisive. Esatto, sì, perché sono comunque due reti importantissime che fanno morale e che soprattutto permettono all'Atletico Lauria di mantenersi in vetta alla classifica di questo campionato di promozione. Attenzione adesso a questa manovra del numero 8 di Daniele Romagnello. La partenza la seguiamo, però Chiacchio, la palla nel mezzo, arriva Antonio Olivieri, arriva il gol di Antonio Olivieri, è arrivato il gol di Antonio Olivieri quando mancava solamente la sua firma per stabilire la domenica perfetta per l'Atletico Lauria. È davvero una bellissima azione, va sottolineato, di Salvatore Chiacchio, che entra in maniera decisa lì dall'inizio dell'area, scende sulla sinistra, vede Antonio Olivieri nel mezzo, lo serve bene Antonio Olivieri, in due battute batte, fa nulla, non può nulla per il possidente che va sotto del 5-1. Sì, è entrato davvero in maniera perfetta Salvatore Chiacchio in campo, prima col fallo guadagnato sulla linea di bordo campo, adesso con l'assist per il gol del 5-1 di Antonio Olivieri. Antonio Olivieri che quindi, se non ci sono aggiornamenti per la partita del Paternico, no, raggiunge in testa alla classifica dei marcatori Petrocelli a quota 6 gol. Abbiamo sfatato già questo tabù, non hai parenti tu a Paterno. Assolutamente non è, no, e quindi un altro Petrocelli. Di un semplice caso di omonimia. È un altro Petrocelli. E anche a livello calcistico sicuramente non sono ai livelli del bomber del Paternico. Arriveremo a documentarti anche in campo come giocatore, vedremo se ce ne sarà occasione. Intanto seguiamo Puoli, Lauria che sembra davvero attaccare come se la partita fosse ancora ferma sullo 0-0. Questo è un altro grande punto di forza e di merito della formazione di Mister Ricci. Intanto fermato fallosamente al limite dell'area, gesto di stizza da parte del numero 14 del possidente, però la Cassano va solo sul richiamo verbale per Giovanni Lorusso. Il rischio, sì, per il possidente che possano saltare i nervi con una, sì, sconfitta così larga. Sì, dopo aver assaporato seppur per 40 secondi il brivido del vantaggio al Mignone, perché l'abbiamo detto al decimo del primo tempo la rete di Mancuso, poi neanche 40 secondi dopo il calcio di rigore realizzato da Raffaele Favieri per un fallo su Andrea Puoli, se non ricordiamo male, è il rigore realizzato. Tra l'altro per il possidente continua, diciamo, l'onda negativa con le squadre di vertice, perché dopo, come abbiamo detto anche nel primo tempo, dopo le sconfitte con Brienza e Venosa arriva anche la sconfitta qui da Lauria, ed è finora la sconfitta più pesante, perché seppur avendo perso col Venosa 4-0 ha già subito ben 5 gol, quindi sicuramente possidente che non sono queste le partite che deve vincere per salvarsi, però sì, prova davvero in colore. Maimone va sul pallone, Maimone tocco la barriera del numero 10, sembrava che c'era una timida protesta per un tocco col braccio, però palla che comunque sembrava attaccata al corpo del numero 10 del possidente. Intanto tiro velenoso di Antonio Leo, si distende prontamente Pannullo ed evita la sesta rete subita per il possidente, quando dovremmo essere a 5 minuti dal termine. Attenzione a questa azione, attenzione Maimone, prova però, ottima però l'azione decisa da parte del numero 19 Aquino, da parte del possidente che era entrato in area, aveva lasciato Maimone sul posto, poi prontissimo a recuperare, però tiro telefonato che non ha impensierito per niente Propato. Ci prova lo Russo adesso, prova ad avanzare ancora, sì, c'è il fuorigioco fischiato a Mancuso, come abbiamo detto è l'autore dell'unica rete siglata dal possidente finora, il risultato è di 5-1. Possidente che domenica prossima ospiterà il San Cataldo, quindi sicuramente una sfida che può rilanciare le ambizioni salvezza della squadra originale di Avigliano. Sì, intanto un risultato che non interessa la classifica dell'Atletico, ma il Miglionico è passato in vantaggio contro l'Anzi con Grasso al 36esimo del secondo tempo. Questa vittoria il Miglionico potrebbe lasciare l'ultimo posto della classifica. Attenzione adesso al numero 19 Aquino, colpo di testa da allontanare prontissimo da parte di Caputo. Ci prova adesso però la manovra ragionata ora del Paternicum, del possidente, scusate, che non ha nulla da perdere a questo punto. Ci prova il numero 11 con un tiro abbastanza telefonato che finisce abbondantemente
sul lato sinistro, difeso da Propato da parte di Rocco Smaltone. C'è il raddoppio del Brienza, Bella 2-0, il Brienza ha raddoppiato, ha segnato Tolve sul rigore al 30° del secondo tempo, il Brienza sul 2-0. Quindi si sta delineando questa classifica, sì. Atletico 17, Paternicum e Brienza 16 e Venosa 13 punti, quindi la sfida di Paterno sarà, diciamo, un altro bivio importantissimo in questo inizio, questa fase iniziale del campionato. Intanto c'è un altro cambio nelle fila del possidente. Sì, entra il numero 16 Mollica ed è uscito proprio l'autore della rete, dell'unica rete del possidente, è uscito Smaldone. Quindi entra tra l'altro un giovanissimo, se non andiamo errati. Scusami, Mancuso, giusto hermano, grazie per la correzione, è entrato, è uscito Mancuso, che è l'autore dell'unica rete finora segnata dal possidente. Seguiamo adesso il numero 10 Giuseppe Mecca, che prova un'azione personale, ci prova adesso Smaldone che va al tiro, bene, provata a distendersi, attenzione in due tempi, bene a togliere le castagne dal fuoco in maniera decisa Manuel Dulcetti su questa respinta corta di Propato, su un bellissimo tiro però di Smaldone. Quando siamo al 40° il risultato è saldamente tra i piedi dell'Atletico Lauria per un risultato rotondo di 5-1. Lauria, che è la squadra di vertice che sta vincendo con il più ampio scarto fra quelle che sì. sono in testa alla classifica, perché il Brienza 2-0 e anche il Tito a San Cataldo. Attenzione a Salvatore Chiacchio adesso, c'è questa manovra insistita adesso dell'Atletico, bellissimo il gioco di Puoli tra due avversari, a servire ancora Salvatore Chiacchio, attenzione, ci prova adesso il numero 18 Lauriota. Salvatore, che impatto Chiacchio, di Salvatore sì, Chiacchio sul match. È entrato e dopo due minuti aveva creato già due occasioni, alla terza addirittura ha dato l'assist vincente per la rete del 5-1 ad Antonio Olivieri. Antonio De Leo, Saverio Maimone. Prova a liberarsi bene Caputo, però è braccato bene all'esperienza di Salvatore Mecca, del capitano del possidente. C'è un cambio intanto, cambia il portiere. Grandi applausi, esatto, per il numero 1 Lauriota. Esce Propato, buone, anche oggi una grandissima prestazione per Propato quando siamo al 41° ed entra il suo sostituto, quindi il numero 12 Alfredo Petrelli. Classe 2001. 23, scusate, numero 23, classe altro 2001. Giovanissimo della panchina a disposizione di mister Riccio. Qualche minuto di soddisfazione anche per il secondo portiere, risultato ormai acquisito. Sì, è entrato anche Petrelli perché... Si prova adesso il numero 10. Ecco, ancora il 14 però del possidente, ci ha ben provato lo russo ad allargare a favore di Smaldone. Allora è insistita adesso da parte del possidente, che almeno cerca... Anche perché l'Atletico oggi sembra ormai sazio dopo questo, ormai sì. dopo il gol del 5-1. Anche se l'abbiamo detto più volte, Ermanno, anche in occasione di altre partite. C'è questa convinzione, soprattutto di alcuni uomini di esperienza, vedo Puoli, vedo Gersosimo, che anche sul 5-1 non mollano la concentrazione. Cioè giocano come se la partita fosse ancora bloccata sullo 0-0, se addirittura dovessero anche rimontarlo un gol. Quindi davvero un impatto importante, anche perché questa è una cosa importante a livello di mentalità. Intanto seguiamo Puoli, proprio prima citato, adesso... Però tra i piedi si libera benissimo Puoli, la palla nel mezzo, Antonio Olivieri, vediamo, incredibile Antonio Olivieri, la sua doppietta, ma cosa ha fatto Puoli? E Antonio Olivieri chiude definitivamente i giochi, perché se prima c'era qualche dubbio, ma adesso è davvero definitiva questa sentenza, il 6-1. Quando il Lauria va in gol sembrano più belle le azioni che portano al gol che il gol stesso. Anche in questa circostanza Puoli ha fatto un'autentica magia sulla sua fascia di competenza, cross perfetto per la testa di Antonio Olivieri, e quindi anche oggi trova la doppietta e quindi risultato ampiamente a favore dell'Atletico, 6-1. Possidente che ormai penso che sia già nel pullman per rientrare ad Avigliano. Sì, ormai con la testa, sì, ormai partita chiusa
l'Atletico Lauria con il risultato di 6-1. Quindi dopo non c'è stata nemmeno un'esultanza così veemente da parte del bomber perché... laureato, nonostante la soddisfazione personale di aver anche lui messo a segno una doppietta come il suo collega di reparto Favieri. Volano ormai nella classifica marcatori i due arcieri laurioti. 7 gol per Antonio Olivieri, 5 per Raffaele Favieri. Nel mezzo c'è Petrocelli con 6. Nel mezzo c'è il mio omonimo. C'è il tuo omonimo Petrocelli del Paternicum con 6 reti segnate. Michele Malito che svetta su Mecca, ancora Smaldone. Sarà sicuramente una sfida domenica prossima tra Petrocelli, Olivieri e Favieri. Bellissima. Dovrebbe essere la sfida del gol, quindi... Sì, davvero una sfida tutta quanta da seguire. Sarà sicuramente la sfida di cartello della prossima giornata. Dubbio, prima perché... contro seconda, come era stata domenica scorsa, contro il Tito. Attenzione adesso a Caputo, entra nell'area bene, numero 19, Caputo di piedi allontana Pannullo, ma ancora una volta anche Antonio Olivieri, uomo assist per Caputo. 20 gol per l'Atletico Lauria, 20 gol in 7 partite. 7 partite, 6 gol col Veianum, 6 gol anche oggi in casa contro il Possidente. E Lauria che quindi rimane l'unica squadra imbattuta del girone anche dopo la settima giornata. Tanto dovremmo essere agli sgoccioli di questa partita perché la rete di Olivieri del 6-1 è stata siglata al 42esimo, quindi credo vedremo che la signora Cassano sarà... non dovrebbe nemmeno concedere tanti minuti di recupero a dispetto dei tanti cambi da una parte e dall'altra. Sì, perché lo ricordiamo, sono ben 5 i cambi a disposizione per ogni squadra, quindi anche per noi per annotare davvero è a volte abbastanza difficile, bisogna avere davvero occhi dappertutto. Non arrivano aggiornamenti. No, non c'è nessun campi, aggiornamento perché adesso ovviamente situazione... qui la partita ha poco da raccontare. Siccome il possidente che provava ad avanzare però la palla era uscita, c'è qualche protesta, anche qualche fischio del pubblico, perché ricordiamo c'è anche un gruppo di tifosi. Una nutrita arrivato... presenza di supporter del possidente quest'oggi qui a Lauria. Sì. Antonio De Leo, cerchio di centrocampo, si rifugia da Michele Malito che adesso fa anche da difensore centrale. Ci prova ancora il numero 16 Lauriota, ex Castelluccio, Antonio De Leo. Salvatore Chiacchio, toccato da Smaldone numero 11, a terra Chiacchio, non ci sono gli estremi per giudicare il calcio di punizione per la Cassano, infatti si rialza adesso Chiacchio, Nico Ielpo di personalità su Giuseppe Mecca, sul numero 10 del possidente, Michele Malito. Impatto importante anche quello di Nico Ielpo in difesa perché ha dato sicuramente una sicurezza importante, lo abbiamo detto. E ha dato dei minuti di, diciamo, di relax ad Antonio Ietto che finora... ha giocato tutte le partite, quindi qualche minuto di riposo per il forte difensore centrale dell'Atletico. Sì, perché torniamo sempre sul discorso della varietà della panchina dell'Atletico, cioè comunque è uscito Ietto, entra Nico Ielpo, è davvero un qualcosa di importante perché la forza sicuramente anche dell'Atletico Lauria sta in questa panchina molto molto lunga che sicuramente poche società possono vantare. Ma poi il risultato acquisito è giusto anche che mister Riccio faccia ruotare i suoi uomini a disposizione anche per fargli accumulare minuti importanti. Andrea Puoli trova ancora Salvatore Chiacchio che riparte con calma da Silvano Cersosimo. Antonio De Leo, non c'è fretta ovviamente, si aspetta solamente il fischio finale. Fischio. Sì, il fischio finale qui al Mignone perché ormai questa sfida ha veramente veramente poco da dire. Classica melina tutto. Da parte dei giocatori dell'Atletico. Dura solamente 40 secondi, un dito potrebbe essere questo, dura solamente 40 secondi lo spavento per l'Atletico perché poi non solo il pareggio ma poi dilaga la squadra di mister Riccio. Chiudendo il match, come insomma si lascia supporre, sul 6-1. A questo punto, Giacomo, è arrivato il momento di decretare l'uomo partita Lucania TV. oggi è davvero veramente dura. Oggi è veramente, veramente dura, però forse un nome io lo avrei, Ermanno. Oggi un nome l'avrei. Per me oggi, veramente, per lo spirito di sacrificio con la squadra, per l'intensità che io ha dato al gioco. Credo di aver capito. Hai già capito, lo diciamo alla fine oppure posso dirlo adesso? Vogliamo tenere in sospeso i nostri telespettatori fino al 90esimo. Teniamo fino al 90esimo, diamo un po' di suspense. Anche però sarebbe facile dire Antonio Olivieri, Antonio Raffaele Olivieri, Favieri per no, le doppiette, ma noi vogliamo premiare chi lo spirito di sacrificio, lo spirito di sacrificio di questa squadra. I polmoni di questa squadra, diciamo, o almeno due nomi. Diamo un indizio. Inizia per P il cognome? Inizia per P il cognome, perfetto. Sì. Anche se oggi anche un altro generalista dal cognome C ha fatto una grandissima ha fatto la sua, quindi vediamo questo ballottaggio. E dando il piccolo cognome adesso ha tentato anche un bellissimo tiro, quindi Puoli. Però direi, possiamo dire, Ermanno, diamo oggi la palma di migliore in campo di Andrea Puoli, che assolutamente, dice? Sì, assolutamente. Andrea Puoli per l'intensità che ha portato al centrocampo quest'oggi, l'uomo Lucania TV
è sicuramente perché Andrea Puoli, pur giocando in una posizione non centrale del campo, perché lui gioca naturalmente da esterno destro, però è sempre nel vivo delle azioni e quella ti dà quella carica in campo che sì, pochi giocatori riescono a dare. Come hai detto giustamente tu, anche uomini come Cersosimo e Malito fanno la loro parte, certo, però in questa partita qua, in questa sfida odierna, Puoli ha sicuramente dato un'impronta importantissima e decisiva per le sorti del risultato che si sta producendo oggi. No, ma infatti la cosa importante è questa, proprio l'intensità che dà Puoli, che dà sempre il massimo e costringe, diciamo, i giocatori, anche gli altri compagni di reparto anche e di squadra, il risultato ampiamente acquisito, a mantenere la stessa identica concentrazione che c'era sullo 0-0, su un risultato di pareggio, su una situazione incresciosa. Intanto, ufficializziamo quindi uomo partita Lucania TV per questa settima giornata della sfida col possidente, è sicuramente Andrea Puoli. Intanto, Ermanno, ne approfitto anche per ringraziare i numerosissimi che ci seguono sulle frequenze della nuova TV, perché sono davvero davvero in tanti che seguono le nostre telecronache anche sul portale, sulla TV del quotidiano La Nuova del Sud, partita che di solito viene trasmessa al martedì sera, la sfida del campionato di promozione, però ovviamente ringraziamo La Nuova TV che tra Potenza, Matera trova anche lo spazio per dedicare. E ricordiamo che gli appassionati di LucaniaTV.it anche l'appuntamento settimanale con Spazio Sport benissimo, Ermanno, presentato sì, da Pino Carlo Magno, anche questa settimana approfondimenti, interviste e anche la sintesi di Atletico Lauria Possidente insieme ad altri eventi sportivi che si stanno producendo nel corso di questa settimana. Seguiremo anche il Lago Negro di pallavolo in A2 e finisce tanti qui altri appuntamenti, quindi ribadiamo l'appuntamento del mercoledì con Spazio Sport presentato da Pino Carlo Magno qui sulle frequenze di Lucania.it. Intanto finisce qui, c'è stata un'occasione, l'ultima sui piedi di Mollica se non andiamo errati, però palla sull'esterno in rete, ottima la risposta di Petrelli. Finisce qui, risultato rotondo di 6-1 per l'Atletico Lauria. Intanto ovviamente i giocatori si prendono giustamente, ottimo gesto, bellissimo questi gesti di fair play, una partita che non è stata assolutamente cattiva, davvero una partita correttissima. Infatti, se non andiamo errati, il possidente, una piccola statistica, finora non ha avuto neanche un ammonito e neanche un espulso, se non erro forse, perché sì, ho visto dalle statistiche del sì, portale tuttocampo.it, quindi una squadra assolutamente corretta. Oggi praticamente Zampa è venuto a prendersi anche il primo giallo del possidente qui a Lauria. Prima di ascoltare le parole del direttore Saverio Miraglia, quindi sì, confermiamo i numeri dell'Atletico Lauria che si conferma al primo posto con 17 punti anche dopo questa vittoria, miglior attacco del girone con 20 gol fatti, miglior difesa con 4 reti subite, Antonio Olivieri che si riporta in testa alla classifica marcatori con 6 gol e Raffaele Favieri con la doppietta odierna a quota 5, quindi grandissime sì, premesse per la sfida, ma adesso sicuramente molto importante le parole del direttore Miraglia che sta ammirando intanto i suoi ragazzi che vanno anche giustamente senza striscioni, c'è la tifoseria del Lauria, quindi gli ultrapazzi che sono in fase di allestimento, ovviamente c'è raggiunto impostazione sì, aspettiamo direttore, anche gli ultras del Lauria. Allora, direttore Miraglia, davvero un inizio di campionato, l'abbiamo detto, scoppiettante, anche oggi un risultato rotondo mai messo in dubbio, anche quando sembrava che il possidente fosse andato in vantaggio, però proprio per quel che riguarda proprio le sue mansioni abbiamo fatto più volte cenno all'importanza della panchina anche dell'Atletico e del gruppo, un gruppo vario ben amalgamato tra senatori e giovanissimi, e questo è il punto di forza di questa Atletico Lauria. Sì, buonasera innanzitutto. Diciamo che quest'anno c'è un mix di esperienza tra giovani e giocatori che hanno giocato anche in categorie superiori. Questo è stato fatto un grosso sacrificio, un grosso sacrificio da tutta la parte della società di allestire una squadra diciamo competitiva. Poi sarà il campo sempre arbitro dei risultati. Per il momento siamo pienamente soddisfatti, ma soprattutto una cosa è che proprio i senatori stanno dando una grossa mano a quelli più giovani in modo che crescano e che possono essere il futuro della squadra del Lauria. Noi ce la metteremo tutta finché riusciremo a fare il salto di categoria. Questo non significa che siamo già... Però chi viene inizia a metà dell'opera, il campionato è lungo, ci sono squadre attrezzate, non ultimo questa, il risultato è bugiardo, però il primo tempo hanno giocato un buon calcio, anche quelli del possidente. Poi forse voi la nostra condizione atletica, qualche spunto di qualche individualità, di cui ne abbiamo parecchie, hanno fatto sì di portare questo risultato roboante.
sono contento soprattutto per i ragazzi, sono contento soprattutto perché sono ragazzi giovani, ragazzi del posto, ragazzi di Lauria, dei paesi limitrofi, e questo non può essere altro che un buon viatico per quello che è stato innescato, è stato fatto da 3 anni a questa parte, cioè riuscire a catalizzare tutte le forze sia economiche che calcistiche intorno a questa struttura. Oggi niente, oggi siamo ancora lì, siamo primi, speriamo presto. Domenica sarà un altro banco di prova, dopo Tito anche questa, ma noi andremo lì a giocarci la nostra partita. Ermanno, vuoi fare anche tu una domanda? Sì, io direttore? Mi accodo proprio alle ultime parole del direttore Miraglia. Archiviata questa settima giornata con un ampio risultato, altra sfida importantissima. Domenica scorsa eravamo a Tito a seguire la squadra, domenica prossima saremo a Paterno, che oggi ha vinto sul difficilissimo campo della Sant'Arcangiolese. Davvero, come abbiamo sentito anche in precedenza le parole del presidente, non si finisce mai in questa parte iniziale di campionato, dopo una sfida difficile in trasferta ne arriva ancora un'altra, sarà sicuramente il big match dell'ottava giornata, quella fra Paternicum e Atletico. La squadra ci arriva sicuramente in condizioni mentali ottime, perché è ancora la squadra imbattuta del girone. Che avversario troverà l'Atletico in quel di Paterno? E può rappresentare, come quella di Tito, anche la sfida di Paterno un viatico importante in questa fase iniziale del campionato? Sicuramente. Io il Paterno l'ho visto la prima giornata di campionato qui a Castelluccio e mi ha fatto un'ottima impressione. Una squadra quadrata, dura, con delle buone individualità, ma una squadra ben organizzata, una squadra tosta, una squadra maschia. Quindi andremo di fronte domenica ad una battaglia, perché quelli che ho visti qua non si sono risparmiati per 90 minuti. Ho visto una bella squadra, una squadra organizzata, e non peraltro si trova in quelle posizioni. Noi del resto andremo là senza nessuna paura, nessuna cosa, perché siamo abituati a giocare al calcio. Sicuramente sarà una grande partita, spero che sia anche un grande spettacolo, e giochiamo su un campo anche lì in sintetico, per cui sicuramente ci sarà da vedere una bella partita, e mi auguro di portarci con un risultato positivo. È un appello anche alla popolazione di domenica di volerci seguire in massa, perché potrebbe essere un viati, cioè potrebbe essere un spartiacque del campionato, si potrebbero delineare parecchie soluzioni. Sono fiducioso. Direttore, un'ultima battuta: la squadra è prima in classifica, miglior attacco, miglior difesa, però il suo ruolo è quello del direttore sportivo, quindi di guardare sempre i talenti e di guardare al mercato. La squadra, da come la stiamo vedendo adesso in campo, sembra non aver bisogno di ulteriori innesti, ma lei sta già guardando al mercato per eventuali interventi, per rafforzare ancora di più una squadra che a questo punto non si vuole più nascondere? Non ci siamo mai nascosti di fare un campionato di vertice, un campionato di far divertire le persone che vengono al campo, e mi auguro che queste 2 o 3 tasselli possono portare a quello che potrebbe essere la vincita. Ma è duro, non è facile vincere un campionato. Ripetersi sempre non è facile, lo dico all'inizio. Per quanto riguarda il mercato, stiamo attenti, ma questa grande ricerca forsennata di mettere qualche tassello non ci sta. Il mercato poi sarà a dicembre, come capita spesso, saranno pure molti a proporsi e noi a cercare. Però a questo punto Mister Riccio sta plagiando un grande gruppo che, come negli anni scorsi, è stato l'arma che poi ci ha portato alla vincita. Stravolgere non è mai bene, iniziare bene, continuare con questo passo. I ragazzi, sto vedendo che stanno facendo gruppo, che è la cosa fondamentale. Certo. Se non ci fosse il gruppo non si va da nessuna parte. Lo stanno facendo, gran merito, si sono calati in questa situazione anche i veterani, anzi sono diventati giocarelloni come i ragazzini, quindi è tutto un mix di cose che vanno ben sperare. Il mercato si vedrà. Io per questo momento niente,
vediamo. La squadra va bene così. Abbiamo anche un titolo, Giacomo, per i giornali di domani. Il Lauria non intende operare sul mercato. Stiamo bene così. Potrebbe essere il telegramma finale. E poi aspettiamo anche la partita del 24 novembre, l'altra partita di Coppa Italia, dove diciamo che siamo quasi con un passo ad un altro traguardo importante, quello di svolgere la finale regionale di Coppa Italia, quindi anche questo è un... Per accrescere ulteriormente l'esperienza. Gli obiettivi aumentano ovviamente. Ed è anche una manifestazione dove chi ha poco spazio gioca e quindi diciamo che il gruppo si fortifica ancora di più, quindi mister Riccio ha 23 giocatori a disposizione. Quindi, davvero un'analisi perfetta. Mi ha fatto l'articolo praticamente, mi ha fatto già l'articolo. Ha scritto il direttore, quindi mi prenderò in prestito le parole. Giacomo, quindi, sei un'altra... No, penso che siamo stati molto esaudienti, è stato come sempre il direttore Miraglia, quindi anche attraverso le tue domande, Ermanno, quindi possiamo già dare un telegramma finale, ovviamente l'appuntamento alla sfida è importantissima e a questo punto mi ha confermato anche il direttore Miraglia, già spartiacque decisiva con il Paterno domenica prossima, già diventa una sfida molto molto importante, l'appuntamento sarà appunto a domenica prossima, l'abbiamo detto. Telegramma finale, una paura che dura solamente 40 secondi per l'Atletico Lauria, che subito si trova a pareggiare una sfida e poi a dilagare, a tenere il comando. Protagonista anche il maltempo, perché una pioggia veramente copiosa qui sul Mignone, adesso sembra essersi calmato. Giustamente, ora che è finita la partita, ne abbiamo finito la telecronaca, quindi ovviamente non piove più, ho i fogli bagnatissimi qui in mano, però ovviamente va bene così. Ribadiamo quindi il risultato finale. 6-1 per l'Atletico Lauria, doppietta di Favieri, doppietta di Olivieri, Maimone e Puoli e la rete di Mancuso per il possidente. Ringraziamo Saverio Miraglia, ringrazio Cati Elia quest'oggi in regia, Gianfranco Di Bella durante il corso del primo tempo, Enzo Di Bella. Ringraziamo tutti i telespettatori, amici di Lucania TV che ci seguono ogni settimana. Anche con lo Spazio Sport siete in tanti, quindi continuate a seguirci perché questo sarà davvero un bellissimo campionato e anche per le altre realtà sportive di Lauria e dei dintorni. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Domenica.